Buongiorno a tutti, Buongiorno a rieccoci tutti, in rieccoci live, in live, quest'oggi con me oggi con Mirko e Pucci. Mirko. Buongiorno, salve. Quest'oggi parleremo Oggi di cinque parleremo partite, no, quattro partite, chiedo vedi, non mi ricordo cosa sto facendo. quattro Perfetto, avremo la prima partite. partita Michele Battaglia contro Piero Ruggero, seconda Danilo Bordoni Seconda Danilo contro Federico Bordoni Valenza. contro Federico Valenza. Terza, Giacomo Terza, Tarlini Giacomo contro Tarlini. Radames De Stefani. E ultima, E ultima, Paolo Malloni contro Paolo Matteo Malloni Brasanti. contro Matteo Brasanti. Direi che possiamo Direi. partire. Ok, uopla. E via, verso una villa volanti avventure. Davanti a 21. Abbiamo la prima partita in cui Abbiamo la prima abbiamo partita in cui Impero contro abbiamo Primo Impero Ordine. contro Rimor. Quattro navi, Quattro navi quattro Punisher contro Punisher contro tre contro Foe e un Noxi. Foe. Intanto ci saluta il buon Maio. Salutiamo Maio, Salutiamo sempre Maio. presente, mi facciamo compagnia durante il lavoro. Mi dica, Tanto signor che Mirko, lei che è un giocatore Mirko, di lei che è un primo giocatore di ordine, cosa primo ne pensa di questa lista? ordine. Ma allora, una Allora, lista analista interessante. Comunque bisogna giocare attorno al attorno al fatto fatto che lo shuttle è che lo stato shuttle è stato nerfato nerfato. un pochino sui punti, quindi è stata nerfata la lista classica che giocava Malarus e tipo un camion di Tai classici del primo ordine, e perché sullo shuttle si giocava Terex e qualcos'altro e ora a causa del cambio punti non è più possibile. Detto questo, Piero ci presenta questa lista con 4 SF, SF No, e secondo me è forte. Il forse. problema è che Il problema è che Ask ci mette un po' di Ask più a ci mette un po' carburare di più rispetto a a Malarus Malarus. e non hai più il vantaggio di avere 6 navi accanto, ma tra virgolette solo 4. Sì, ho detto costosette, quindi quando te butta giù una la senti. Dall'altra Non parte è sappiamo una che lista Piero. cattivissima. Sì, perché dall'altra parte Bombe, c'è. bombe a non finire, una lista di quelle che piacciono a Mattia. Io non vedo l'ora ci Vedo sia il l'ora turno che c'è battaglia battaglia. fish, pesce, Sarebbe perché. fighissimo. Bombe come se non ci fossero Sono bombe domani. come se. Sarà una partita epica. Una partita epica. Per allora dovremmo avere Per davvero un allora. dashboard dei suoni, perché lì ci si divertisce. In quel caso dovrò organizzarmi seriamente con i suoni perché pensare che metteranno tipo 10 bombe a turno e devono esplodere. Sono disposto anche a dare 2 ore di partita. Di partita Solo per lo spettacolo che possono creare. sì, se non altro TTS ha dato la possibilità di giocare queste liste in cui puoi mettere ordigni esplosivi come se fossi non lo so e, anche perché come dicevamo ieri la partita di Emanuele. Cioè, sposta tu le navi per mettere 10 turno. Sì, no, più che altro, prima cosa, nella lista di Prima cosa, Michele, ad esempio, trova lì 4 Punisher. trova. Punto primo, non li troverai mai. Non li troverai mai. Io ne avevo due e Ne già avevo avevo due roba e già. imbarazzante. Con la lista di Con la Ema, lista quanti ne ha? di Ema, 6 quanti ne ha? bombardieri. Salutiamo Doccisi. Salutiamo Doccisi. Ai nostri spettatori. Allora, questo, ecco, questo è appena successo quello di cui mi aveva avvisato Michele durante la registrazione, cioè che dovrà respawnare di nuovo la lista. Che se n'è inchiodata. Allora andiamo avanti. Perché non gli si muoveva la lista esattamente? Il bello della diretta. Non siamo in diretta. Beh, noi siamo in diretta In e diretta. stiamo Adesso bene. è meglio. È il bello della mezza Il diretta, bello dai. della mezza diretta. Ok, Il bello fatto. della diretta sul materiale registrato. Sì. E non editato perché Non Mattia è non ha neanche il editato tempo di perché andare in Mattia non ha bagno in neanche questo periodo, il quindi mi tempo di andare in scuso. bagno Allora, vediamo che sono già partiti. Sì, Punisher aggressivi, Vanno dicono. velocissimi. Intanto un applauso a Mattia che ha già messo i colori e anticipando qualsiasi. Ma vedi che se, tipo ieri io ho lavorato Ieri fino ho lavorato dal mattino fino. fino a Però quando Mattia ha non. sbagliato i colori perché credo che The Train sia il rosso, sai?
Ah, perché è cambiato adesso. Mi avete fregato adesso. Maledetti. Io ho fatto le cose a modo, invece. È sempre qualcosa che rema contro. Sì, sì, ce l'hai tutti con me. Io che mi sbatto. Invece. Ecco qua, fatto. Ci siamo, ci siamo. Quindi, Punisher aggressivi. Primo ordine che anch'esso va avanti con calma, ma... Sì, perché chiaramente vorrà arrivargli subito in faccia, a tirargli le prime termiche... Così. Con il simulatore di traiettoria. Ci sta. The frame fermo. Tra l'altro, scusami Matti, leggevo ora perché non avevo ancora visto bene le liste e tutto il resto. The Train, col fatto che fa azione dopo aver sganciato, e col fatto che può sganciare due termiche, può fare praticamente tutte le azioni che ha nel che ha possibilità di fare in un turno. Lui fa sgancia termica, fa azione, sgancia termica, fa azione. Bravissimo. E successivamente muove e fa azione. Sì, ne fa chiaramente poche. C'hanno solo che azioni c'hanno? Boost, focus e target. Ti faccio vedere, guarda, visto che usiamo la tecnologia che ci è c'è d'aiuto. Quindi non solo ti spara in faccia tutte le bombe possibili immaginabili, ma arriva anche full mod all'incrocio, diciamo. L'incrocio. Non capisco perché non le mostra. Ieri ce l'avevo fatta, era tanto bravo, ero contento di me. Povero Matti, abbiamo idolatrato. Niente, non mi fa vedere le carte, sono triste e voglio morire. Uno stream all'insegna dell'ottimismo. Dai, su, dai. Maledetto. Vabbè, niente, comunque sì, ha come azioni a occhio, target, barrello rosso e un ricarica bianco. Quindi avendo ricarica e il termine, potendo ricaricare due, tu fai due azioni, Mink. Ricarichi e poi fai... Mink. Sì. Fa azioni praticamente a bombe per tutta la partita. Concettualmente sì. Tanto vediamo Piero che si era fumato due dial. Ok, li mette adesso. Death Rain così è interessante. Così carino. È incredibile come in Thermal abbiano cambiato cioè il volto di X-Wing totalmente. Ecco. Più che altro comincia sì, perché Michele hai una bomba a sganciare. Hai una bomba che ha 75%. Cosa sono? Concussion? Aspetta, dico tutto. Allora, ci sono Death Rain con Skill Bombardier, Thermal e Simulator. Poi il blu e il verde hanno le concussion. Il giallo, che non è più il bianco, ha solo le Thermal. Ok, però mi sembra, da quello che vedo, mi sembra che abbia tirato il giallo una concussion. Non sì. So se vedo bene. Una thermal. Quindi il giallo... Thermal. Non è che è cambiato? No, il giallo è quello. È di là a letto. Scusate, un'intrusione del mio fratello. Ci guardiamo un attimo. Salve fratello di Pucci. Salutiamo tutti i fratelli di Pucci. Allora, il giallo non si vede, non lo vedo, però abbiamo... Sì, potrebbe essere una concussion. È un disastro, non vedendo le liste è un po' problematica la cosa. Facciamo così. Cercare di far entrare nell'inquadratura tutta la lista di Mitch. Ma prima, essendo prima moddate, riuscivo a capirlo. Adesso che non sono moddate, cambiandole non ho... Quindi il giallo usa una giallo, concussion. Qua rimettiamo la thermal. E il nostro Death Rain si butta faccia a faccia. E saluta. Ha proprio paura. Sì, sì. Salutava sempre. Questa è una guffata come non ne ho mai sentito. Ma tanto siamo indifferite, posso guffare quanto voglio che gli soldi sono già stati fatti. Quindi... La thermal che esplode nel nulla. Dovreste... Qua, già bravo Piero che sei evitato la prima insidia. Che non è male nella vita.
ne mancano solo altre 15 da evitare. Anche perché abbiamo The Frame, che potrà lanciarla sia a 5 che a 4, volendo, la prossima. Niente di fatto. No, invece no, un danno a... a Death. Quindi toglie uno scudo The Frame. Vediamo. Ma è il suo turno di sparare. No, aveva prima... Penso che abbia sparato con Gideon Ask. Che è sempre 4 anch'esso, ma ha la priorità... Ha speso il target, ma è rimasto comunque un solo colpito, che sì, schiva tranquillamente. Nobello. È il momento dei tagli, inizia quello giallo, distanza 2. E via, verso una mira avanti avventura. Matti, il timer è a puttane o è veramente 34 minuti? È quello, perché sto velocizzando le partite, le partite vengono velocizzate a 1.6, così almeno abbiamo... Non ci perdiamo. Sì. No, sarà un disastroso. Potrebbe essere un po' sfalsato perché ho velocizzato la partita. Cioè, è andato avanti un po', quindi potrebbe essere sbagliamo di un minuto barra due. Tanto The Frame per gli scudi. Prende un altro danno. Due danni. Niente, si riparte verso una mira avanti avventura. Comunque fa da muro con Def per poi lanciare cose con gli altri, non è male alla fine dei conti. Peccato questo stress. Questo stress non ci voleva, perché non gli può permettere di fare azioni buttando giù le bombe. Non lo so, non gli avrei forse boostato in faccia così cattivamente. Io forse sì, perché avrei fatto in modo che mi venisse a cercare, per poi farmi spazio con le altre dietro. Però il target in più è un sto proprio troppo. Sì, poi mettici il fatto che non gli ha fruttato nulla, perché... Ma adesso dovrebbe fruttare, perché il reroll non gli è andato un granché. Se Piero lì si butta su, gli fa male con le bombe, all'effettivo. Sì, no, dicevo il target preso con The Train non gli ha fruttato. Comunque questo comunque un azzardo un po' alto. Vediamo come vuole muoversi Piero, se vuole andare su tranquillo o riposizionarsi, tipo con delle coio, vedrò un attimo come fare, per evitare le varie bombe. Io qui mi aspetto una secca dal verde e dal marrone, o dall'arancione, non capisco bene. Sì, marrarancione. Marrarancione. Io farei quasi un accoglio col verde e il marrone, sinceramente. Così mi tolgo, mi metto meglio e vi dicendo. Ma in un modo in cui comunque hai l'arco posteriore concatenato... Ma son dei foe, eh? No. Ma sì, sono dei... Niente, scherzavo. E niente, io associo Piero agli SF di base. L'ho detto anche prima commentando la lista. Bravo Mirko, yeah! GG Mirko! Perché sono ancora qui, Mattia? Perché? Perché nessuno vuole commentare con me. Sei contento della risposta? Da morire, sta andando a impiccarmi. E fu così che non si presentò mai più. Esatto. Ho problemi di linea. Tu. Piero un po' indeciso. Sì. No, è deciso. Abbiamo trovato una cosa. Sì, è deciso. Sgancia di nuovo il giallo. Perché a lui piace. Ha sganciato dietro.
Death Train, tanto ma gli occhi ci lancia The Train e Train ci sta tutto a 4 e ne 5 come lancia se non ci 2 fosse un domani, chiaramente. easy. Quindi spende 2, ma ricarica. No, non ricarica perché è stressato, chi doveva. Tanto l'abitudine di vederli ricaricare. Vedi, questa era la conferma che il giallo aveva le thermal, perché ha dovuto sganciare per forza. Vedo un po' di Mi confusione aspettavo un nei cover. barrel del verde. Una prova all'altra, avevi dato fastidio all'altro. Mi aspettavo un barrel per evitare quell'asteroide. Ma prima che o andava sulla bomba Ma che o o andava sulla bomba o rompeva le balle no, al blu. certo. Rompeva le balle al blu, sì. Invece il blu probabilmente lo voleva lì per il prossimo sgancio della Sì. bomba. Una, due. Piero ci ha stupito. Piero visionario con una Sagnor. Mi auguro che non abbia fatto la stessa cosa con il verde. Il giallo fa una 1 secca. Guarda le nubi guardano il giallo guarda le nubi. Vecchia Più che altro canzone. giallo sta tipo fronteggiando un sacco di bomber e fa Belli questi Belli questi Punisher. Oh. Punisher. Spero faccia un La barrel. speranza del giallo è che almeno il rosso è che almeno The Train ci bumpi sopra. Ma credo farà un barrel. Sì. Io invece l'avrei fatto in alto, sinceramente. Non si è forse, cioè non so se si è tolto dal fuoco, ma sicuramente si è tolto dalla nube rispetto al blu. Il verde si mette a dare un bacino a The Una Train. Look secca, ok. Questa era prevista. si le prende tutte. Cosa? Ma non ha mosso il rosso. E si è dimenticato che prima muovono i pilotaggi. Si è svanito i pilotaggi, secondo me. No, però sarebbero bumpati in maniera diversa. No, Ah se è no, rimasto ok, sì, mi tondo. sembrava che avesse fatto prima, ma, che avesse fatto prima Gideon. Comunque mi piace Comunque mi Michele piace che non ha messo Michele di che non fuse, tanto da dire, io ce l'ho tostissimo. è una nave con 9 vite, ma sì, ma va bene. Ok, prima il Vediamo tie. le bombe. È un danno al tie. È un danno. Via lo No, ancora scudo. due. Eccolo lì, un danno. Fanatical funziona. Luxi. Un danno a Luxi. E allora credo che voi siete un pelo più avanti Sì, come 6 secondi. riproduzione. Critico Ma sei su. solo te che vedi 6 secondi avanti? Sono solo io, sì. Sono io il chiaroveggente. Allora non ci spoilerare, cattivone. No, però non la gente aspetterebbe troppo per sapere i risultati. E bisogna dirlo per forza, mi dispiace. Un maledetto fuorchi spoileratore. La seconda prende le stesse anche il verde. Per un pelo non vede Di nuovo Gideon, che prende lo la strain. gialla. Tie verde, prende strain. Bomba dello strain. E The Train prende lo Destrainati tutti e strain. quattro. La saga dello strain, La sì. saga dello strain. Chi difende? Io no. Gideon non attacca. Vadeth che dice bello, ma io ti faccio due colpiti in critico. Difendi, merda. Porca. No, Piero, troppi dadi. Ah no, quello non è strenuto. Uno Troppo. dentro che è un critico. Ma il giallo ha lo scudo, Ma il giallo quindi lo lo perde e attiva fanatico. problema è che per come si è messo Piero non sono tante le sue navi che spareranno in questo turno. Giusto. Vediamo poi il prossimo turno cosa hai in mente di fare per di riposizionamento. Quindi sul giallo, che siamo a Giallo. uno, IT Tokyo.
usa l'occhio, quindi ittit. Difende il giallo, il punish giallo. Che non difende. Entra dentro. Via gli scudi. Ci prova il piccolo tie giallo sul tie blu. Sì, scusate, sul blu. Punish il blu. A distanza sempre 3. Per un pelo di Wookie. Due dentro così di mano. Prendiamo un danno sul blu. Il giallo via verso una villa avanti avventure a sparare contro il Tai Fo verde, che difende uno in meno, quindi difende due contro tre dadi, che tre dadi sono tre colpiti. Che bello con la gente a mani calde. Due dentro per il Tai verde. Quindi perde scudo. Con due sugli scafi. E regala i primi punti a Michele. I primi 18 punti. Matto. Matto coatto. Non riesco a capire il critico preso da The Death Rain. Continua a sparare sul Tai giallo. Con due dadi fa solo un critico. Il giallo. Ma abbiamo perso Ale. Ci sono. C'è. È che con questa connessione ero rimasto un pelo troppo indietro perché c'era buffering. Quindi aspettavo a parlare prima di essere almeno al pari con voi. Allora, hanno riflippato i dial, quindi immagino abbiamo finito con gli spari. Siamo in pari? No, Ale, io e te non saremo mai in pari. C'è sempre un pochino di... Ci sarà sempre un pochino di... Quindi non ti cruciare troppo, non è solo il tuo computer. Sì, no. Dicevo okay. Perlomeno se ero allineato all'incirca. Intanto ci ha salutato Paolo. Beh, che comunque hai... Cazzo, lo dico subito. Quanta distanza avete? Avete 8 secondi di distanza. 8 secondi. Comunque, a Piero... mancherebbe un danno su The Train per portare a casa 27 punti. Schifo, non fa calcolato il subito male. Danno, quindi posso l'abilità dello sì. Quindi non è male. Però The Train può anche lanciare un sacco di bombe adesso. Teoricamente non avrebbe dovuto stressare The Train. È quello. L'unico cruccio, secondo me, che... è. Cioè, più che altro gli fai perdere l'azione in fase di lancio. Ah, sì. Che non è male, visto che... Sì, perdi il vantaggio che esso stesso ha. Lo trasformi in un bomber normale, con uno stress a inizio turno. Allora, Piero è sicuro sui Tai verde e giallo. Ha appena settato il Tai rosso. Stavo andando un attimo a vedere una cosa della lista di Piero. E che lui ha scelto i pilotaggi 3 per i Tai, no? Sì. Se avesse scelto il pilotaggio 1 avrebbe guadagnato 12 punti, perché la differenza di 3 punti ogni nave avrebbe dovuto togliere Fanatico dalle navi. Però avrebbe cambiato totalmente lista. Sì. E non so se... Il pilotaggio 3 odiernamente non ti cambia una sega fronte all'1. C'è pochissimo il... Cioè lo metti un 4 o se no non ti cambia molto l'effettivo. È molto meglio mettere una nave in più, concettualmente non esterna questa, che andare su un pilotaggio più alto. Sono d'accordo. Allora, sgancia... Anzi, lancia, mi pare, The Train. Mm-hmm.
No, forse ha lanciato Il anche giallo e il il rosso. giallo. Il Allora. verde. Giallo, tutte concussion. No, Thurman, perdono. E ha uno dietro anche Death Train. E si fa il focus. Train finisce le bombe. Sgancia la seconda a distanza 2. E Fa un occhio, occhio evade, ha fatto, no, non ce l'ha evade, ha fatto occhio, basta, e ricarica, no, ha ricaricato, si è preso un no sbaro. Nushbari, 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 Nushbari. Un barrel del verde Che si si stressa. stressa. Quindi i Therma Il l'hanno verde reso di da Piero train. va a lungo e evita quelle due bombe che gli aveva piazzato davanti, ma va su Prende l'altra. un'altra bomba. Ma È una farà un pioggia di barrel. bestemmia qua. Con questo barrel, ora non c'ho la proporzione, non c'ho la distanza, No, non non so se scappa. rischia di prendere, non prende quella dietro. Quella dietro forse a bordo, ma quella laterale la prende tutta. Vabbè, quella laterale la prende sicura. Strain sul tie Nube. giallo, perché passa sulla nube, non fazioni. Rosso Bumper bumper. rosso, toglie lo strain che aveva preso nel turno prima. Il marrone, bumpa anche lui. Destrezza e bumpa. L'Oxy prende un sacco di bombe. Quello che avrei fatto diversamente in Piero, fare una manovra per girarsi prima con l'Oxy. Tanto le bombe non poteva evitarle prima. Sì. Ora forse avrebbe avuto una situazione un pelo migliore. Si è preoccupato Se ne più va della via The fuga che nel fare Train più e danno. busta anche. E via. Bombe, bombe, bombe. Un danno su Oxy. Un danno sul rosso. Un danno sul marrone. E anche. Adesso deve decidere se prendere lo strain o girare quelle carte. Ha messo Dato che non ha girato la carta nessuna danno sul marrone carta, invece che prendere togliere lo scudo. Hanno fatto un eccolo errore qua. di calcolo. Sul marrone prende un critico. Hanno sbagliato perché doveva Sbagliato perché prendere. doveva Devo girare prendere. lo scudo invece di prendere il critico. Ah no, perché scusatemi, è la No, le terra. È la concussion ti concussion, mettono la Chiedovegna. carta sotto. Sì, concussion, Chiedovegna. E poi ha la possibilità di scelta lui se girare la carta o prendersi uno Sto strain. a meno 1, non mi ricordo, forse in difesa, in questo caso, con quel critico. Col rosso prende lo strain. E con l'Oxy prende lo strain. Quindi solamente uno ha preso il danno. Queste liste che si Liste che sacrificano. si sacrificano. Ricordiamo che Michele è quello che ha Ricordiamo che trovato Michele è quello l'uso che ha di trovato l'uso Ruthless di Ruthless. per l'impero. Con la lista Allora, Emo il Sume. rosso prende il secondo strain e una carta danno. Sì. Il marrone. Non sto capendo. Prende una carta danno. Sta pensando se girarla o no, evidentemente. Un attimo di caos tra di loro. Caos. Anche perché essendo giallo non riesco a capire Essendo giallo, quale bomba quale fosse. Dovrebbe essere una Thermal in bomba? Dove teoria, sono la così a terma? occhio.
No, credo che sia una concussion anche Sembra questa, perché concussion. ha messo la carta danno sul rosso e ci ha messo uno strain. E ora Piero sta pensando se mettere lo strain sul marrone o se girare il critico. Strain. E mette lo strain. Il giallo. Vediamo cosa fa sul giallo. Mette la carta La e flippa. prende il critico. Che non vediamo. Vediamo Michele. Michele mette Sul il giallo. danno sul. Sul giallo, quindi tocca. E uno sul blu. Ok, sul blu prende lo strain, quindi immagino sul giallo abbia girato il critico. Verde prende danno, un critico. Massacro. Qua, ah no, sì, c'aveva già lo scudo girato. Mamma mia, ragazzi. Belle queste bombe. Vediamo le altre due termiche. Vedi, con quel barrel si è preso un'altra termica. Sì, boh, avrei pensato un barrel da però. Danno sul Allora, marrone, critico che sul toglie scudo marrone, questa che aveva volta. lo scudo, quindi per ora se lo risparmi. Vediamo l'Oxy. Un danno sullo Xi, che Un danno non fa mai sull'Oxy. male. 102 punti. Ah, un blank, che ficata. Tira il Deve giallo tirare di il Yuki, dado un danno. Michele e un danno sul suo giallo. Quindi 20, i primi 25 punti di Piero con Autofattisi da Michele. esatto, regalati. Regalo. Critico sul verde. Ci saluta. No, stiamo tirando per il marrone A marrone, scusatemi. sotto. Ci saluta comunque, ma il marrone. Nulla sull'Oxy. E nulla Intanto sul porto. Michele ci aggiorna. The train a full leak. Il marrone structural damage e il giallo weapons failure. Full leak. Il marrone structural damage. E il giallo weapons failure. E le TNT. Abbiamo i critici live. No, credo che parlasse dei suoi matti, sai? Dici? Ah, ok. Non lo so, forse di quelli. Michele. Specifica Michele. Però The Train a Full Leak, quindi credo che parlasse dei suoi. Insomma, questi interventi che portano confusione. Marrone structural. Sì, vedi, qua ci fa proprio vedere la carta. Allora, intanto Piero Tira occhio spara colpito sul giallo. sul giallo, modifica Giallo. con Fanatical e due danni E sul due danni. giallo. E il giallo ci saluta. Il blu di Mitchell non spara, il verde di Mitchell va sul giallo di Piero con due vite rimaste. Fa i tocchio. Piero fa due occhi. Fa un hit un occhio, uno dentro. Beh, ha perso un pezzo, ma gli ha fatto Perso un fuori pezzo, ma gli ha mezza fatto. lista all'effettivo come punti. Eh sì, anche perché, oddio, non è messo bene ora a parte The Train per sganciare.
comunque ha l'omega Quindi 1, potenzialmente il giallo e il verde potrebbero essere salvi da bombe, il rosso dipende dalla manovra. Anche perché tutti e tre i Tai sono a un punto di vita, eh, e sì. Gideon a 3, quindi c'è, nel senso, non li vedo benissimo all'effettivo. Mentre praticamente l'unica cosa che potrebbe portare punti a Piero in questo momento è un danno su The Train, che non è comunque sufficiente a pareggiare i danni fatti da Michele al momento. Non c'è nessuno che lo guardi all'effettivo, oltretutto. Però Michele ha migliorato molto l'uso delle navi, in confronto alla prima partita che ha giocato, che ha fatto un po' di casini, in questa ha reso molto di più. E bravo Michele. Quindi quali bombe ci aspettiamo da Michele in questo turno? Forse il verde. Le thermal di The Train, direi. Tanto tutti devono lanciare, mi sa, sai, eh? No, forse il blu non è obbligo, però il verde è obbligato a farlo. Il verde e The Frame sono obbligati, quindi il verde la lancerà dietro a 2 e a 1, volendo, tanto per coprirsi un attimo. E The Frame bisogna vedere se vuole lanciarla avanti dritta o tirarla dietro, tanto per fare qualcosa, perché sennò oltretutto è strainato, non è stressato, quindi può fare azione. Si può lanciarla dietro a 1, 2. Allora, mi è piaciuta la tattica di Michele. Scusatemi, devo, passato, mi stanno non ho capito dove sei andato, ma non importa. Credo che abbia detto qualcosa tipo datemi un secondo. Dicevo che comunque mi è piaciuta la tattica di Michele. È passato, ha lasciato un campo di asteroidi e adesso tipo se ne vanno tranquilli i Punisher. E beh, tanto i suoi danni l'ha fatti. Ora tranquillamente si gira, pronto magari a un nuovo sgancio. Non so che bombe gli possano essere rimaste, perché in ogni caso il suo l'ha fatto ora. Quindi se ne può comodamente stare girato, se ne va. Perché tutti i bomber hanno la ricarica, immagino. Quindi volendo si fa anche un turno scappo, ricarico, se mi vieni troppo dietro il turno dopo ti risgancio. Mi sentite? Sì, sì Matti. Ok, perché ho fatto casino col microfono. Ok, perfetto. Ok. Scusate un secondo, stacco il microfono e arrivo. Fate voi, arrivo subito. Sta lottando contro la tecnologia. E sta perdendo oggi. Allora, il rosso ha fatto un barrel per allontanarsi dalla bomba, il giallo è rimasto bampato sul rosso. Come? Molto bene. Lo shuttle gira molto lentamente. Forse finalmente vediamo un fuoco dell'oxy. Boost di The Train, la bomba, questo giro è andata a vuoto, la seconda bomba va a vuoto. Ok. Ah, mi sono preso tipo tutto. I movimenti, sì. Ok, adesso sono i fuochi. Siamo al fuoco dell'Oxy. Bombe, quindi nessun danno, giusto? Nessun danno dalle due bombe, no. Sono esplose a salve. Ho salutato, ok. Non so se ho dormito io, ma mi confermate che questo forse è il primo fuoco che fa l'Oxy? Credo sì. Sia il secondo. Ah no, si è sparato prima il su The Train all'inizio. Ok. Ah sì, quando The Train si è buttato in mezzo, sì. Quindi salta al blu? No, salta... Perché ha tolto una carta. Ok, no, ha fatto pulizia con la nave morta. Quindi il verde. Credo che stia sparando il rosso sul verde. Se non ho
Dovremmo essere ancora allo sparo dell'oxio. E para. Utilizzando l'occhio. Però ha preso un danno perché ha tolto uno scudo, Matti. Sì, sì, sì. Sul il verde a tutti gli scudi giù. Il verde a tutti gli scudi giù. Ok. Quindi si rimanovra. Abbiamo tutti i bombardieri che danno il culo, quindi vedremo altre bombe. Ma situazione bombe? Situazione bombe. Abbiamo Death Rain, che ne ha dovuta spendere una, che quindi lo devo togliere. No, no, due giusti. Blu, il verde deve averne speso, ne ha lanciata prima, giusto, la bomba? Il verde. Quindi questa qua è la situazione aggiornata. Cioè, te mi vuoi dire che sotto il blu, dove c'è scritto le bombe che ha, c'è scritto tra parentesi il numero di bombe che hanno? Sì. Io, siccome ho una connessione da talebano... Hai il blu con tre terma e due concussion. Sto vedendo il video senza qualità, praticamente. Il verde con due terma... Calcolate che la qualità è un po' più bassa per darvi meno latenza. Quindi è risoluzione no, ma Matti, io lo sto praticamente vedendo a 100... Oh. No. Ora mi è andato a 2,40, dai. Dai, beh, dai. Il tubo catodico che stai usando allora funziona bene. Usando... Sì, praticamente vedo un po' come il giochino del Game Boy Ronaldo 2000. Minchia, che citazione! Vedo forma e colore, non è che vado molto sul dettaglio. Ho detto scusa, avevi dei gusti di merda da bambina sui giochi del Game Boy. Tutti i giochi che potevi comprare proprio Ronaldo 2000. Ciccio, non è che li compravo io, eh. Scusa, scusa. Beh, avrei avuto un po' di potere decisionale. Ma sai, so quelle cose che Natale o festeggiamenti vari ti arrivavano col giochino e poi ci giocavo un sacco. C'era il segreto, se tiravi la diagonale era sempre gol, matematico. Vive i bug. Però almeno a quei tempi la gente non si lamenta per questi errori qua e si poteva giocare tranquilli. E non chiedeva il rimborso. Soprattutto. Che brutto avere gli zinteristi da piccolo. Ci hai preso, Fabri, ci hai preso. Ti posso dire, non lo zio, era proprio il mio babbo, però ci hai preso. Verde lancia 2, blu lancia 1, una... Concussion. Allora, il blu ha lasciato la concussion, il verde ha lasciato le due termiche, prevedo che l'oxy si prende minimo le due termiche, il rosso si andrà a prendere una termica e una concussion, e una nube di gas, il verde forse se la striga. Boom. Però bamba. Why not? Comunque questi tagli sono messi alla prova, sono stressatissimi, vedono amici esplodere, cose esplodere e sbagliano. Credo siano strain più che... Aia, una... Stressati nel senso a livello di guida, non tanto come token. Cioè li vedo in panico, okay. tipo Vietnam. Un po' come ieri lo scam rimasto in vita di Andrea. Di Andrea contro Fish. Quattro coi anche del giallo, che però bampa. Ma bampa, sì, non ci sta. Il tai paura nera. Per... Anche Maio ci parla di quanto sia orribile il primo videogioco di calcio che ha avuto sul Commodore da bambino. Minchia. Si chiamava Soccer, se non ricordo male. Maio, avevi anche te zii interisti? In fase difficile. Ma non credo neanche ci fossero nomi di squadre reali altri. Poi magari. C'erano, allora, il primo, se non erro, aveva le squadre nazionali. Aspettate, vediamo la bomba sul rosso. È una concussion, quindi non c'è il danno, non c'è il dado, prende danno e ci saluta. E ci saluta così. Bye bye rosso, bye bye.
L'Oxy si tira due dadi. Il primo niente. Un nulla. Vabbè, a sto giro ha pagato. È un nulla. Dopo che ha preso l'impossibile prima. Ma un turno pacifico. Qualcuno deve senza aver fuochi, avvertito le bestemmie di Piero del turno precedente. Ha detto: vabbè, facciamogli la grazia. Questo forse ci dà un'indicazione su dei blank di adesso. In tutto ciò avremo un altro turno. Ultimo turno, sì. Ultimo turno, ma direi partita fatta. Anche perché riuscire a fare 86 punti. Non credo punti. Che Piero possa riuscire in nessun modo. 86 punti vuol dire far fare... fuori da Frain e mezza altra nave. Che altro sì, diciamo avrà, che Piero gli dove... rimane la possibilità di smezzare The Train. Il problema è che potrebbe farlo a caro prezzo, perché l'Oxy non è che sia proprio... E nell'ottica di passare sopra una nube di gas. Sì, non è contento nella vita. È un po' in difficoltà questo primo ordine. Si è visto in faccia una marea di Punisher. Poi tutto il primo ordine non avendo bombe come in fazione. Non sa neanche come approcciarli. Non le hanno più prodotte. Intanto Furché ci cita. Ha eliminato il messaggio. Eliminato, non si vergogni di quello che ha scritto. Vergognati. Il messaggio ritirato. Io avevo letto dormi sepolto in un campo di gas, non è una rosa, non è un tulipano. Ah no, ecco, dormi sepolto in un campo e ce l'ha riscritta. Adesso però rivogliamo la fase. Intanto si parla di Commodore 64. Ho detto International Soccer, che è Soccer, il gioco successivo è... a Soccer, il 2 concettualmente, ci dice Malloni. C64, che ha consumato il nastro della cassetta, ma non prima di aver distrutto due joystick. Quindi per tutti i nostalgici la prossima live sarà... Faremo una votazione tra Ronaldo 2000 o International Soccer. Intanto è scaduto il tempo. Time. Il verde è la coniglia, il blu è la coniglia. E beh, chiaramente, certo. Furchi litiga con la tastiera. O è la tastiera che litiga. Lui pensa che i messaggi passino sott'occhio, in realtà siamo attentissimi a ciò che scrive la gente. Sì, se non devo segnare i punti vita posso guardare, se segno i punti vita non posso guardare la chat, è un disastro. L'Oxy rimane fermo. Se ne sta. Non capisco quei due token tondi che credo essere focus. L'Oxy credo non li abbia tolti dal turno. Non li ha tolti da prima? Sì. Ah, ecco, ok. The Frame va avanti così. Barra rolla, si stressa. Bomba niente. Bomba paura, ok. Bomba paura. Sì. Sì. Tira dado. Tira dado. Togli gli occhi. Un danno non sia mai che... Manima. Poi si perde il vizio. Manima. Comunque questo è davvero il problema di Gideon Ask. Puoi passare la partita che la sua abilità non la vedi neanche sì. Col binocolo. Un'abilità ottimistica, nel senso che tu sai che dovrai fargli del danno. Tu sei sicuro che gli fai del danno lo stesso. Tra l'altro lo dico. Due.
proprio ora che spara su una nave danneggiata. Uno. Che, scusate, Gideon, se non sbaglio, fa rerollare prendendo uno strain, giusto? Sì, è la nave danneggiata. No, aggiunge un dado, no. Gideon, se non ricordo male. Quando, se nave, è male, okay, quello del reroll. Performa un attacco primario alla nave danneggiata, può rerollare due dadi o meno e prende uno strain token. Ah, ok, sì, 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 sì. No, no, aspetta, se rolla due o meno dadi, può prendere uno strain per aggiungere un dado, perdone mo. Quindi aggiungi un dado se tiri due o meno, strainandoti. Sì, però condizione base è che l'avversario sia già danneggiato. È quello. E non avendo una fazione con delle bombe che dici, boh, io mando le bombe, gli faccio danno così, lo morbidisco, diciamo. Non è talmente funzionale. Finisce così la partita. 136 a 77. Vabbè, ha comunque smezzato The Train. Sì. Il massimo che poteva ottenere da questo turno. Piero, che scaramanticamente aveva chiamato il tavolo mi farai malissimo, quindi lo sapeva già. Leggente, oserei dire. Un secondo, arrivo. Devo un attimo ridimensionare il video. Bordoni Valenza. Nel frattempo vediamo questa bellissima grafica. Ma chissà chi ce l'avrà fatta. Ringraziamo il signor Fucci qua con noi, che ci ha fatto le grafiche. Intanto tac 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 e, okay. Bordoni Valenza, vedremo un derby tra Repubblica e separatisti. Oppala. Oppala. E credo che voi, i giocatori separatisti tra i più odiati di Genova, avrete di che dire su le navi coinvolte. Io ho avuto anche l'occasione di giocare contro questa lista, contro Danilo. Io ne stavo provando una variante leggermente diversa, cioè con un Geonosian e un Onderon Oppressor. Per il resto molto simile. E secondo me, per far funzionare gli HMP, cioè non che sia funzionale con gli HMP, però è una lista già che vedo meglio rispetto a tante altre, sia con gli HMP, perché comunque la presenza del Fire Spray, vuoi o non vuoi, fa tanto. Sì, quello sì. Oltretutto, Pucci è esperto di HMP, perché ne ha giocati veramente un botto, a differenza mia. Eh sì, da quando sono usciti ho cercato, poi esperto parolone, perché per quanto io li possa aver giocati sei sempre più esperto te, Matti, però ci no, si prova, dai. HMP li giocati molti più te, poi io posso avere opzionistiche e dire cose perché ho visto tu come li giocati e ho tirato sulle somme, io li ho giocati poche volte confronto a te. Vabbè, quello sicuramente. L'ho provati, diciamo, non troppo in svariate salse, perché l'ho provati in un classico sciame, mettendoli come accompagnatori, o in una lista come questa. Ho provato anche i 4 HMP, vedo che ora ne escono di liste anche su quello. Però 4 HMP non mi ci sono trovato particolarmente bene. Questa lista di Danilo mi piace già un po' di più. Sì, concordo. Giallo-rosso. Dall'altra parte abbiamo sempre Obi-rosso e Ani giallo? Considerando che ha appoggiato prima il rosso, direi che Obi è rosso. Obi-rosso. Perché in teoria... No, aspetta, Anakin è sull'ETA, quindi...
Ah no, ci sono Mace rosso, Mace Obi rosso giallo e Anakin. e Anakin è sull'eta. Tanto ecco, ci sta guardando anche Danilo, vuole rivedersi. Bravo Danilo, bravo Danilo. Che tanta roba, Danilo. Bravo. Un buon giocatore. Ci conferma Mace Rosso, sì. Tanti in questa live posso dividere le carte, avete notato? A differenza di quella precedente. Ma da cosa dipende? Non lo so, per me la tecnologia è tutta cosa roba strana. Penso l'abbiate notato tutti voi che mi seguite da un po'. Ogni giorno acquisisco una skill, ma una alla volta, perché poi viene troppo difficile. Sono comunque un Ecco, uomo. Danilo ci dice che le gunship sono invertite. Ecco, vedi, te La gialla è quella senza Calani. l'ho detto. Grazie Danilo. Chi meglio di lui? È vero, perché c'è Calani, che a me piace un sacco, sinceramente, Calani. Lo apprezzo moltissimo. Perché mi dà la possibilità Questa, ecco, di. Calani è un argomento di discussione, perché poi costa lo stesso punteggio all'effettivo. Proprio Come durante quella partita abbiamo parlato di Calani e di Probe. Calani lo apprezzo molto. Calani lo apprezzo molto. Perché uno, Perché vabbè, uno, in navi in vabbè, cui non hai calcolo, ti dà il calcolo. nei Già una calcoli cosa del calcolo. carina. In più per tre In navi, più per tre navi, perché lo fai tre volte, ricarichi tre volte a fine turno, puoi usare un'energia. Quando una nave avversaria si mette nel tuo bullseye, prendi un target proprio stressandoti. Quindi concettualmente fai un'azione in più dopo aver mosso, perché tendenzialmente le navi hanno sempre un pilotaggio più basso. Quindi non è male. E io lo reputo abbastanza carino. Bisogna trovare una lista specifica per metterlo, un po' più solida. Più che altro il problema è che relay li hai, ma non in tante navi. Lei solo nel Geonosia, in Grievous, Infiltrato. nell'infiltrator, nel bombardiere. Sì, infiltrator non esiste. Sto provando a Sto usarlo. provando a Ho fatto un po' di usarlo. partite con l'infiltrator, ne sto studiando un paio di cose, ma è un disastro. Una delle navi esteticamente più belle del gioco. Sì. È È un peccato che non spara un peccato dietro. che Avessi sparato dietro anche un dado in meno, tipo lambda, allora sarebbe stato più funzionale. È quella piccola pecca che gli crea problema, secondo me. comunque apriremo una discussione su Calani O altri. o droide o droide sonda, ecco, non mi veniva la parola. Prima il droide sonda, che è utile all'inizio. Bello l'inizio. All'inizio ti dà la fast track ideale, concettualmente, con il TRK. Però a lungo termine non ti sembra una mazza. Può Quello è vero. concettualmente prendersi dei fuochi all'inizio turno, quindi No, dici, più che boh. altro dipende da come giochi la lista, dal tuo stile di gioco. Cioè, qua si vede perché Danilo mette Calani, perché parte con una 4 dritta, Sì, sì, piuttosto che sì. stare a aspettare Ma anche che se arrivi aspetti funziona lo l'avversario. Lui stesso va comunque. diretto sparato. La forza di La Calani è forza di l'action Calani. economy. Quindi ti dà Beh, un'action quello economy sicuramente. importantissima. E hai comunque delle navi che comunque i Geonosian destressano non Stressano male, nel senso, non perché male, comunque nel la 2 senso perché secca, comunque la le 2 1 e la 2 secca, dritta, le 1 e la 2 e se hai se la hai condizione girata girata per per non fare i drift, hai comunque dalla 3 alla hai comunque dalla 5. 3 alla Blu, 5, no, dalla 3 blu e la 3 4 alla blu 5 e la bianca. 4. Quindi non è male di Certo. per sé con Calani. Non è malissimo. Ripeto, io lo preferisco Io lo tanto. preferisco. E oltretutto Calani non ha la Oltretutto restrizione Calani del non ha avere l'abilità l'abilità delle navi separatiste, quindi anche Zem può prendere il target lock stressandosi. Quindi è una bella scelta. una bella scelta. Anche perché Tanto Danilo ci dice che la basetta del Sith Infiltrator è troppo grande. Sì, sì e no. Non vedo quello il problema della Vedo nave quello in il sé. problema. Perché sono tante navi grandi che fanno cose. Grandi. Quello che io reputo come Quello che io problema, reputo secondo come me, del problema Sith Infiltrator è che gli manca il fuoco dietro all'effettivo. Perché è agile, sì, è può agile, anche sì, tornare indietro tutto il può anche resto, ma la mancanza del fuoco dietro la mancanza di senti tutta. Perché ti condiziona troppo a troppo fare a fare tornare indietro in qualche modo e stressarti. modo.
perché poi torniamo al discorso dell'action economy. Se io ho una nave che ha tanta action economy, funziona. Anche se mi stresso, me ne frega una sega. Beh, certo. Cioè, l'unico è potermi mettere, non lo so, per dire, avere tante forze come un Dooku, come un Maul, pardon, o comunque avere, che cosa ne so, un Kraken sopra per avere sempre il calcolo. Di trovare i modi che ti costano, e costando vai ad alzare troppo la nave, il costo di gioco, e te la rende in una fazione in cui giochi a usare pochi punti, non ha senso. Sì, direzione del professor Scarsi. Sì, mi piace separatisti, proprio ci metto proprio il cuore quando lo parlo. Che altro cambi proprio modalità quando c'è una partita di separatisti. Sì, sì, mi piacciono, sono godurioso. Poi questo qua è una lista nuova, adesso un concetto differente nel gioco, calcolando che, ripeto, c'è lo slave che non è separatista ma è scam. Ha un modo tutto suo, e non avendo il relay all'interno non dà possibilità di collaborare con sé. E Daniel ha avuto la potenza di riflesso, l'idea buona nel mettere un Genosian con crani dentro, in modo da avere comunque il relay che funziona anche sullo slave. Quindi ha trovato la quadra in quella mancanza dello slave. Che non è male. Perché gli dà quel quid in più utile. Poi una cosa più che altro, secondo me, il bello di questa lista è che, essendo diversa, è una di quelle cose che l'avversario non sa come approcciare contro. Sì. Comunque c'ha molta, cioè, rispetto a liste Shami con HMP o 4 HMP dove rischi di diventare un pelo prevedibile, una cosa del genere, secondo me, ti dà quel tocco di imprevedibilità che lo Shami non ha. Quello è vero. E poi comunque avere i drift sugli HMP è sempre una cosa molto carina e molto utile. Driftare sul lato. Anche sparare a 180 è sempre bello. Quello, vabbè. Però sono sempre due dadi, quindi incisivi ma relativamente. Sì, no, beh. Non è un YT6. Un altro turno senza spari. Che noia. Adesso, se non sbaglio, Danilo prima aveva flippato le due configurazioni. Quindi se andasse a fare una curva non farebbe altro che allontanarsi da Mace, anche perché adesso che ho le grafiche che ho capito come si fa. Oh no, ho sbagliato. Il modo per poter fare cose. Comunque l'HMP con quella faccia cattiva è bellissima. Sì. Ma per chi ha visto Clone Wars, proprio li vede parlare insieme ai Voltor e si fanno i discorsi. C'era una puntata in cui si fanno i discorsi sugli asteroidi. Adesso, sta ricaricando le forze Valenza. Forse ho un'idea, ne parlavamo poco fa, ieri sera, su come modificare gli HMP in modo da invece usare il token, modificare la miniatura in modo da dimostrare che stai driftando in qualche modo. Ho un'idea, stasera ci aspettiamo un video sul come fare. Adesso mi sa che lo farò quello per i Voltor. Bravo, così li faccio anch'io. Con le zampette che si abbassano e si alzano in modo da non usare le carte e i token. Mirko, sei stato messo in mezzo, non so se hai capito, ma ormai si parla solo di... Cioè, sì, la lista di Valenza neanche importa a nessuno in questo momento. Ma infatti stavo... No, perché stavo giocando solo Danilo, scusate. Stavo per fare un commento sulla lista di Federico, ma so che... Commenta. So che... Copri questa nostra lacuna. Vai, parla. No, stavo notando che rispetto ad altre liste gioca un sacco di droidi sulle navi. Cioè, sì. Ogni nave ha il suo droidino, che fa molto lore, e poi non ho idea di cosa facciano, perché chi cazzo li gioca i droidi? Ecco, già Danilo ci ha messo un più uno. Se modifichi le gunship, avvisa. Sì, adesso ho due idee in quindi testa. Hai adesso l'obbligo morale di farlo. Ho due idee in testa. Stasera, post live, che alle 21.30 vi ricordo che è una live, e avremo Scarfone contro Gragnola.
E dopo la live vedo un attimo di provare due modifiche che ho in testa, se funzionano o meno. Più che altro se sono realmente visibili a occhio per capire se sta driftando o meno. Forse abbiamo un turno di fuoco. Forse, forse. Abbiamo Mace Windu. Non capisco bene le distanze, ma secondo me un Mace contro Zam... Può essere. Direi proprio che abbiamo il turno di fuoco. Zam prende target. Meno male che c'è Zam. Perché ci fosse stato Django, ci fosse stato Django contro Mace, già si sapeva come finiva. partiva con un pesante malus. Con un pesante malarus. Ma dai. Quindi direi che tra poco... secca di Obi. Comunque potremmo fare un torneo in cui la gente deve giocare solo separatisti. Mi piacerebbe un sacco. C'è un torneo Shami di soli separatisti. Shami, che abbattono Shami, che abbattono doppie fire spray. Però sarebbe bello vedere gente che gioca altre... uno che gioca una fazione, esempio io che gioco solo separatisti in questo momento qua, quindi dicessi guarda facciamo un torneo di giocare solo ribelle, sarebbe divertente capire che tipo di lista mi verrebbe in mente, senza andare a copiare ovviamente. No, io devo dire che mi è piaciuta molto l'idea dello scorso, di un torneo scorso dei fiorentini, quella della lista peggiore. Esatto. Che sviluppi una lista brutta, la del tuo avversario, il tuo avversario fa la stessa cosa, e chi vince è quello veramente forte. Esatto. Cioè, mi è sembrata veramente un'idea geniale. Sì. Ovviamente le carte For che sono fun, all'interno... chiaramente, perché non può essere altro, nel senso, è una cosa che fai così. E poi su TTS, Però... le navi, poi non è detto che tu le abbia. Beh, certo. Zam è cattivo, occhio, colpito critico. Vediamo se vuole usare la forza di spende la forza? Ci spende la forza? Ci prova. Due hit, un crit. Ci spende la forza. Abbiamo sei dadi. Cinque dadi dall'altra parte. Occhio, tutti blank, ma uno la modifica per uno di asteroide e due, per le... e due di focus. Quindi nulla di fatto. Il fuoco di ritorno. Sono 3 contro 4. 2 contro 4. Un hit. E evade. E si evade da solo, solo per la nube. Ma Zem flexa e mostra l'evade. Dovrebbe mostrare la carta in teoria adesso, perché è stato subito l'attacco. Ma se l'è svanita. Ricordiamo che Zem ogni all'inizio system sceglie una delle due condizioni. Quando subisce l'attacco, gira la condizione. E se non ha subito attacco, ma è dentro l'arco di fuoco di un avversario, mostra la condizione lo stesso. Perché ha due attivazioni: una quando viene attaccato, e l'altra quando non viene attaccato, ma se è nell'arco di fuoco di qualcuno a fine turno di combattimento. Ci sta ascoltando Marmorini, ricordo. Ho fatto aperta con lui e aveva problemi con Zan. Tanto Danilo ci comunica che se lo sono ricordati poi dopo l'effetto di attivazione di Zan della carta. Stupida Zan. Stupido, non so. È sempre difficile dargli un... È una muta forma binaria. Tanto mi sono andato a rileggere gli autoblaster che Valenza mette. Me ne vado, però ora ti devo portare. Sì, gli autoblaster funzionano così. Se hai fatto. Se non sei nell'arco di fuoco dell'avversario. Eccomi, scusate, ho avuto un'intrusione. Sì. Dicevo che tu sei andato a vedere. Sì, no, ma... è che ecco, io mi ricordavo se non sei nell'arco di fuoco. Sì. In realtà è se non sei nell'arco frontale. Frontale. Vedi.
perché ecco, altrimenti in questa partita sarebbe stato un po' difficile da usare. sottousato, perché avendo Zam due archi e gli HMP l'arco a 180 sarebbe stato un problema per Valenza, cioè Sì. problema relativamente parlando. Però parla solo di arco frontale, quindi ci aspettiamo che Anakin faccia male. Giusto? Dagli è forte, dagli è duro, dicevano. Vediamo cosa vorranno fare. Anche perché oltretutto vorrei anche, sempre tornare al discorso Kalani, con i Geonosian secondo me Kalani funziona ancora meglio, cioè riesci meglio a metterti nel bullseye, a mettere l'avversario nel bullseye, avendo la possibilità di driftare sul fianco, riesci a gestirti meglio il bullseye. Poi beh, hai vari riposizionamenti del caso. Quindi. E fu silenzio, perché tutti noi odiamo i prototype, in realtà. Scusate di nuovo il campanello. Oggi mi erano un sacco di pacchi, chiedo perdono. Sarà contenta la vita. Allora, nel frattempo. Settate le manovre per Mace e per Anakin. Quindi Mi piace che sta pensando Valenza su Obi. Federico sposta i dial sul tavolo, cosa che fa Tavolo. molto gioco fisico. Se li porta in giro vicino alle navi. I vecchi vizi. Eccoci, speriamo siano finite le interferenze. Invece sarà un pomeriggio di interferenze. Per chi sta commentando, ricordatemi, tra una mezz'oretta ad andare a controllare il camino. Anche gli spettatori a casa. Va Mirko, ecco, se gli spettatori non si ricordano, ricordamelo te. benissimo. Patrizio ci dice che la descrizione dell'abilità di Zam viene utilizzata come test d'ingresso in ogni facoltà universitaria. Vero. Ed è per questo che io non sono iscritto ad alcune università, perché la cannano È sempre. per questo che non ho mai giocato Zam finora. È matematico. Dici, vabbè, ma io ci metto Django per la PS6. Non perché non voglio leggere la carta di Zam. Fabrizio intanto dice che i genosiani sono ottimi con la salsa rosa. Anche Obi-Wan doveva andare contro l'Accamino. Questa è stata base. Intanto qua Danilo. Riaccomi. Scusate. C'è un cane disperatissimo. È finito di Target. ricevere pacchi, Mr. Amazon. Sì, oggi tutti. Ho tutto pacchi che ho ordinato tipo a dicembre o a gennaio che sono arrivati oggi. Ringraziamo le poste e chi per esse. Vedi, Kalani è stato utile adesso. Si è stressato l'HMP giallo per prendere target lock su Mace Windu. E secondo me, giocandoli così, loro tre più attaccati, confronto come aveva in mente Danilo all'inizio, pagano di più. Non usi Lone Wolf, ok, però lo usi solo se ti muoiono tutti gli HMP. Però riesci comunque a essere più compatto e far più danno quando poi ti si avvicinano. Assolutamente sì, cioè si torna anche un po' all'identità di fazione che vuole un po' più di Sì. Ma navi attaccate anche che perché comunque facciano se lo fronte comune. lasci Zam da solo, tendenzialmente un po' perché la gente la carta non se la ricorda bene, un po' perché può far paura all'effettivo, non viene molto calcolato e non è il primo bersaglio che ti viene in mente all'effettivo. Tiene più in mente Genosian. Quindi se improvvisi, Rieccomi. sai che tendenzialmente vanno sul Genosian, mediamente.
anche perché c'è un Kalani in mezzo che vorresti anche togliere se puoi. Intanto Matti, non so se è rientrato, ma Danilo ha messo a frutto il relay di Kalani, sì, e ha preso un target. Visto, visto. Anche perché, oltretutto, loro possono driftare con la secca 2 e destressarsi. Che tanta roba. Qui non funziona Kalani. Tanto abbiamo un Obi che zitto zitto 4-4 guadagna al fianco di Zen. Zitto zitto chiatto chiatto. È un peccato in questo momento solo per il posizionamento di Zam, perché essendo così vicino agli HMP non può né far fruttare lupo solitario né successivamente poter pensare alle bombe, che con Anakin in coda non sarebbe stato malaccio. Sì. Intanto Anakin credo vada di autoblaster. Cercava il critico. Sì. Perfetto. Se ci sta seguendo Valenza, basta che PG8 e viene fuori il critico. Non PG8 del Pokémon, ma schiacci l'8. Via. Chissà se esiste una mod dei Pokémon su TTS. No, c'è il gioco di carte. Sì. Danilo dice troppo lontano per gli autoblast. Perché 1-2. Autoblast. 1-2, certo. Ma io ve l'ho detto prima, non è che leggo tanto le carte. Ma no, Ale, dobbiamo ricordare che noi lo facciamo apposta per vedere se i nostri spettatori sono attenti. Verissimo. Per noi prendiamo un millesimo di centesimo ogni risposta in chat. Usa la primaria e si rimangia le modifiche. Quindi just one crit e basta. Il cammino tra 25 minuti. Grazie Vito per ricordarlo. Abbiamo degli ascoltatori splendidi che ci fanno anche da... No, io nel frattempo ho dovuto abbandonare di corsa perché ho i cani che praticamente sono come due inseparabili. Cioè, sono cani ma sono come i pappagallini. Se porti uno fuori casa, l'altro si dispera. Zem spara tre dentro e modifica la forza. Anakin. Sono come gli HMP di Danilo. Sì, sopraattaccati. Vicini vicini. Mamma mia, forza. Due scudi per Zem, persi. Sempre carta. Sempre carta. I cani hanno un'abilità sciame, ci dice Forchini. Hanno quella bellissima abilità della 1 della Tani Mind Link. Intanto Vito ci dice, sto guardando la partita, l'ascolto e basta, tifo Danilo, con cui ho giocato al torneo di gennaio. Ho settato il timer per il cani. Cioè praticamente Vito che non sta guardando la partita ma la sta semplicemente ascoltando sta sentendo una grande manciata di cazzi nostri piuttosto che il commento della partita. Ma già oggi siamo più sul focus della partita, più del solito. Sì, l'innasto di Ale ha portato un po' di tecnicismi. Sì, un po' di serietà insieme. Grazie Ale. Un danno su Mace Windu che perde gli scudi. Gli HMP possono sparare chi vogliono. Vedono tutto, vedono. Anche a quelli della prossima partita. Furchi dice, io per il bilanciare chiaramente... Io avevo in corso un po' di buffering. Tre dadi. Di qui credo che il rosso abbia sparato su Obi. Sul giallo, su Obi.
prende un danno anche Obi. Quindi Obi e Mace senza scudi, Anakin full, Zem senza due scudi. Manca qualcun altro per sparare? Sparare? Direi di no. Visto che stiamo, stanno per posizionare e non c'è più fuoco. Ah, intanto c'è la carta della condizione di Zem che non si attiva. Ok. Tra l'altro, se non vedo male, mi pare che le quattro cariche di Zem siano tutte cariche. Sì, tutte full. Se le caricate. Intanto mi ero perso un commento che volevo rispondere dopo. Ecco, Danilo dice: quando spieghi i separatisti all'avversario dopo un po' gli dici fidati. Quando andai al nazionale, che usai per la prima volta i disco che non usava nessuno, nonché anche le zampette per andare su asteroidi, prima di ogni partita, chi ha giocato contro di me se lo ricorda, stavo mediamente 5-6 minuti a spiegare ogni singola carta, ogni singola abilità delle navi. Alcuni mi ringraziano anche perché non se l'aspettavano. È stato difficile quando ho incontrato il polacco a spiegargli in inglese. Io l'inglese ci conosciamo, ma non benissimo. Più che altro ci litigo spesso. E quindi sì, ogni volta trovi uno e devi spiegare le abilità dei separatisti, tendenzialmente ti guarda, fa finta di annuire, poi a un certo punto dice: ok, perfetto, quando succedono le cose me le spieghi. Funziona così. Troppe nozioni tutte assieme mandano in crisi l'avversario. E poi la prima domanda è: ma chi cazzo ha creato sta cosa? Allora, ma veramente fa che movimenti vi aspettate in questo momento? Furchi, bello questo workshop di filosofia sui separatisti, ma io volevo giocare. Bravo, più o meno così credo. Cioè, penso che in testa andasse quella mood ai giocatori quando spiegavo tutto. Però secondo me, quando tu arrivi con abilità nuove e nuove navi che la persona non conosce, è giusto per correttezza spiegare cosa stai giocando. Che se poi non capisce, non vuole ascoltare vi dicendo, sono un po' faracci suoi. Però almeno essere corretti, la vedo così, sinceramente parlando. E c'è anche un grosso problema: Mattia non può dire fidati, perché se lo guardi in faccia pensi che ti stia rubando. Ma adesso con gli occhiali sembro più culturato e sembra una persona seria. Cazzo, è vero. Prima no. Tanto Furchi ci ha coniato il termine separatistologia. Scegliamo, vediamo Danilo che sceglie la condizione di Zem per questo turno qua. E alla fine la difficoltà reale di Zem è sempre trovare la condizione giusta e vedere quando e perché utilizzarla. Il cammino tra 20 minuti, Ale. Ragazzi, vi voglio un sacco bene. Quando tornerò a lavorare sarà un disastro. Non pensare di commentare con voi. Oh, Zam sgancia. Beh, ma ti possiamo sempre commentare tutti se hanno abbastanza pelo sullo stomaco. Cosa? Possiamo commentare le tue clienti se hanno ironia. Tra l'altro, ecco, non so se state vedendo, ma qui hanno usato le bombe fatte da Paolo, che hanno anche l'animazione in 3D. Sì, stavo guardando. Oh. Paolo veramente è un uomo da sposare. Capito, signor Michele Battaglia. Devi usare le bombe con l'animazione in 3D, signor Michele Battaglia. Nome io avrei fatto una lista piena di bombe solo per quelle. Dobbiamo tirare anche le orecchie a Emanuele Pesce, perché neanche lui le ha usate ieri. Eh sì. Allora, i Genosian di nuovo fanno... Switcha sul lato dall'altra parte. Sì,
Il mio primo squisito. Sono curioso di vedere Mace, perché potenzialmente si va a prendere in faccia Zam. Eccolo lì. Sì. Più o meno è quello che hai predetto. Tanto Furchi ci chiede il primo quesito di separatistologia è come faccio i separatisti volare in sciame. Cioè, cazzo, è un ossimoro. Sciami separatisti. What? Stiamo bene, ma solo con noi stessi. Tanto vorrei dire a Furchi che gli voglio bene come se come i genovesi. Normale, come se fosse normale, gli voglio bene. Questo vediamo un Mace che busta in faccia a Zem. Ma Zem dice: io tiro il vaffanculo. Frega niente. Non mi ha fatto niente, faccia di serpente. E qui direi busta anche di Zem. Ma io la starei lì per far bombare. Così ora ci togliamo. Bampa? Perché no? Tanto gli spari lo stesso. Più che altro non capisco se spara dietro Zem. Perché potresti avere uno Zem che non spara. Se ti bampa Obi, perché non capisco se Mace possa essere o meno. Vuol dire che non riesce a vedere il boost. Bravissimo. Non rischia e busta. Così vuol dopo dire... ci mettiamo anche la bomba in faccia. Vuol dire che Mace non era in fuoco. Ancora. Mi prendeva dietro, sì, ce l'ho comunicato. Bello Obi che si butta in bocca l'HMP e alla bomba e qui non ha fuga o busta e barrolla, ma comunque si prende il laterale dell'HMP. Non è messo in condizioni migliori. Quel posizionamento di Danilo ha fatto un bel. Si è messo bene. Ha coperto bene l'area. E poi quando spari a 180 è un po' più facile. Eh sì, però è riuscito a far sì che comunque Obi sia in ambedue gli archi principali. Ah, sì, sì. Anakin cerca la bomba in faccia, la guarda. È una bomba di sabbia. No! La bomba guarda lui, lui guarda la bomba. La bomba guarda lui, lui guarda la bomba. Boom. Boom. Il cammino tra 15 minuti. Qua mi chiede, non so, Danilo, perché ma io qua avrei Dooku più bomba funziona. Perché è un dado d'attacco. Quindi Dooku può dire che cosa succederà fuori sulla bomba o sull'asteroide o chi pensa. Me lo insegnarono. Quindi qua lui ha dichiarato Dooku più bomba? Sì. Cioè non credo che te lo chiedeva, credo che qua lui ha detto proprio che l'ha usato. Ok. Comunque si può fare. Perché vedo che Mace si è preso il critico diretto senza neanche tirare. Nulla su Anakin. Critico che non vediamo, non riesco a vedere, forse cloche qualcosa. Ah, Obi non ti riprende critico, infatti. Un danno sul giallo. Per favore leggete il commento di Furchi. Non ce la fa a leggerlo senza ride. C'è un documento che lo spiega. Please nerf Furchi. L'anima della festa. Intanto triplo blank. Sì. Sbianchissima. Di Mace. Fortunatamente per lui, Zam aveva tirato solo un colpito.
Però comunque lo smezza. 58 punti per Danilo finora. Due colpiti di Mace sul separatista. Perde l'altro scudo. E ora vediamo il festone su Obi. Due hit in occhio. Obi avrà usato non aveva target su Obi purtroppo, quindi però due colpiti un critico dall'altro Geonosian e Obi ci saluta e ci saluta. Bye bye Obi, bye bye, bye, Obi, bye, bye. 89 per Danilo e 0 per Valenza. Tanto ci giriamo la condizione di Zam che non vediamo, ma spende due cariche e spara su Mace perché è nell'arco di fuoco del giallo di Anakin, ma evita facilmente. Si riparte col prossimo turno. Bella botta quella subita da Federico. Sì. Più che altro ha definito Danilo, ha definito preda fin da subito, facendo capire che i punti li fa lui e non l'avversario. Con i Geonosian non si scherza. No. Che belli che sono. Niente, un uomo innamorato dei suoi prototipi. Sono un sacco sexy, dai. Stupido sexy HMP. Vito, il cammino tra 15 minuti, me l'hai detto 5 minuti fa, credo. Cancellato, si è già ritirato, si è corretto subito. Ma a noi non sfugge nulla. Un cazzo cioè, ti stanno facendo servizio pubblico, non essere così severo. Tra 10 minuti. Quindi chi volesse commentare con noi sappia che può avere l'opzione di... Scusa Matti, mi metti un'immagine di un camino dove prima mettevi le carte? È l'autoblast. Voglio un camino e un timer camino. Un timer camino. Aspetta, se lo faccio. Nella prossima mod di Paolo. Tanto voi andate che salvo che sto facendo il cammino. Stai facendo il cammino. Per il momento stanno ancora settando le manovre. Direi che Federico sa già. Vedo Danilo. Sì, vedo anche Danilo già messo, sta sganciando una bomba, perché no? Un'altra termica. Spera forse che Anakin vada ad inseguirlo. Sta mettendo la condizione di Zam, ha messo la condizione di Zam e credo vadano con i movimenti. Il giallo. Uno dritta. Va a cercare un bump? Non ho visto se ha fatto azione il giallo. Mi è parso di no, infatti. Vai, ok, l'ha messo adesso.
Il timer cammino. Ha anche senso, ha anche senso. Coglio di Mace. Coia, coia. Cosa sta succedendo in questo, in questa partita? Tanto Maiocchi fa rompiballe saccente come al solito. Povero Luca. E Vito dice pure che sta anche lavorando. Dice a fare tutte cose assieme. Insegnaci. Ah, qui lì si è incasinato il puntatore, ok. Se ogni tanto ha dei problemi il puntatore di TTS. No, è che non sa, secondo me, che a sinistra, se tu vai sulle varie disegnini che ci sono, voi intravedete i bottoncini, lui ha pigiato sul secondo per prendere misure. Se invece pigi sul primo, ritorna alla manina. Quindi in questo momento Valenza sta spiegando cosa far fare a Danilo per fare le sue azioni. Maiocchi mi indica in alto, non capisco cosa voglia indicare. Ah, vuole indicare il commento di quello sopra, ok. Quindi. Zem guarda intorno a sé per prendere un target, ma prende sulla nube perché gli piace. È bellissimo vedere Federico contro il puntatore. Qua quando l'uomo è contro la tecnologia e vince la tecnologia. Con Danilo che gli dà una mano nascondendogli le carte. Vorresti, sì, sì. Invece... Ti do una mano, sì, sì. Togliamo questa. Tanto Maiocchi ci fa sapere che indica col medio. Come sei volgare. Uomo del Volgo. No, è sparito il timer camino. No, adesso te lo rimettiamo perché è 5 minuti adesso. Io lo lascerei anche per le prossime partite. Timer camino. Intanto Luca ci dice dovremmo dire a Fede che per capire come funziona il puntatore può seguire il tutorial di Aranzulla, ma io credo che Federico sia Aranzulla. Ho sempre notato una certa somiglianza. Ma feci anch'io un tutorial, comunque basti che guardi il tutorial che mi ha fatto noi su, apposta su come essere Aranzulla. Su come essere Aranzulla, sì. È per programma. Quello che hai cambiato look. Un programma in TV, io voglio essere Aranzulla. O chi vuole essere partono, Aranzulla? Intanto partono dei dadi. Sì. Un crit. Un crit di autoblaster, ti direi. Perché ho visto girare uno scudo, sì, di Zem senza. Sì, 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 quindi fisso in faccia. Mentre Mace ne propone uno al Geonosian. E gli fa fuori gli scudi al giallo. Quindi Geonosian giallo senza scudi, Geonosian rosso full, Zem perso tre scudi. Il Geonosian, il giallo non spara, il rosso spara su Mace. Facciano due colpiti.
evade 1. Intanto indica, prendimi la carta per favore. Un sacco buffa questa cosa. Siamo sempre 89-0 per Danilo. 2 hit, 1 crit. Genosian contro... un secondo, Mace, target one. Genosian contro Mace. 3 colpiti, perché usa il cannone. E 3 evade utilizzando le due forze. Che forte sto Mace. Fatto. Fatto? E passano al prossimo turno, all'ultimo secondo. Time. Parte comunque il turno successivo. Non ti manca chiamare il time? Un po' ad alta voce. Un po' sì. Mi manca chiamare il time. E sentire Judge. Judge. No, quello no. Oh, che brutta persona. Perché io ne vengo dallo sport. E un tempo, se mi chiamavano gli atleti, il pugilato, mi dicevano: maestro, 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 la domanda era, se è una domanda intelligente fammela, se è una domanda stupida ti fai le riflessioni. Non puoi fare la stessa risposta durante i tornei. E non sai quanta gente si rimangiava la domanda, non te lo puoi immaginare. Bambini cresciuti insicuri, ma con molti muscoli. Un sacco grossi. Tanto Pucci ci saluta, che gli è saltata ogni cosa in casa e il canino deve attendere. No. No. Attende. Quindi togliamo il token canino che non gli serve più. Compagno di questi 10 minuti di streaming, anzi di più. Mi si è sparato due partite. Sì, è sopravvissuto. Va bene. Ale ci racconterà com'è andata nel col camino nella prossima partita. Perché è sparita tutta la grafica, Matti? Perché no? Ok. Domanda è semplice, risposta è semplice, perché no? Genosian 1 va sulla nube e se ne sta lì. L'altro si posiziona dietro, lo comodo. Mm-hmm. Bello comodo, tranquillo. Tira per la nube e prende uno strain, che è quello che costa giorno d'oggi, si prende tranquillamente. Perché difendere è sopravvalutato. No, serve una sega a difendere. Mm. 89 punti, bisogna fare grandi cose per fare. Il problema è che le grandi cose sono molto lontane, nel senso, oddio. O rompi Zem, ma servono 7 danni, e non li abbiamo. Anche volendo, è veramente difficile farli. No, beh, manca un danno a smezzare il prototype giallo. E fai 24 punti. Giusto, 24 punti. 2 danni per smezzare Zem, e fai 7 danni, ne fai... che non sono comunque abbastanza, però bisogna pure iniziare da qualche parte. No, comunque almeno avere un differenziale migliore, visto che un torneo potrebbe essere carino. Anche perché Mace è appeso alla vita. Anche perché Anakin è in una posizione... no, migliore. Fugge. Fugge forte e improvvisamente migliorato. Come nella partita che abbiamo commentato ieri, di nuovo la Repubblica si ritrova a inseguire. C'è di nuovo un Anakin unico sopravvissuto. Va che bello quasi. Il Discord. Va, guardalo. Tac! Sì, che è un po' un overkill in questo caso, penso. No, perché poi lui muove adesso. Quindi non può metterlo avanti perché non ci sta, quindi deve mettere per forza dietro. E muovendosi se lo toglie.
Ah no, che stupido, è inizio fase di combat, quindi niente, rotto. Per quello dicevo che è un pochino overkill, però... Per il gusto di usarlo. Non si attaccava. Sì, il Discord ha sempre problemi nella mod. Comunque, spara Zem al povero Mace. Uno dentro. Propone un Dooku. Dooku con critico. Ma c'è un target lock speso? No. Nope. Ma Mace fa i salti mortali e con l'uso di una forza evade. Evate, evate. Evate. Tu evati. Ed è il suo turno di cercare di smezzare il Geonosian. Che gli fa 3 dadi più un occhio. Ha fatto bene perché Danilo si è tenuto il TL per rirollare 2 dadi con i Kamoshi. Molto bene, Danilo, molto bene. Ricordiamo che i gunship possono prendere il target, ma non possono mai usarlo. Ma rirollano tanti dadi pari ai target lock che l'avversario ha sopra di sé. Che hanno addosso. Posso poi rirollare 2, quindi rirollerà 2 dadi. 3, perché no, tutti 3 hanno target lock. Quindi ha 2 colpiti e un critico. Questo qua è Mace contro il gunship e gli fa un critico. Mm-hmm. Che non capiamo. Qui siamo 89-24 per ora. I primi 24 punti di Federico arrivati un po' tardi, temo. All'ultimo turno, sì. Mm-hmm. Adesso è il momento della HMP gialla. Che niente, rirolla e fa uno. Un dado di meno in attacco per il critico. Ma non basta. No. Mace rimane con una con una vita sola ora. Ho sbagliato io, sì, ho messo una carta in più. Si è messa tolta e mi sono perso, non l'ha tolta. Tra dentro dal gunship di rosso contro Mace, 2 critici, un colpito, ma niente. Che cattiveria. Bye bye Mace. È stato bye bello bye. Mace. E quindi la partita finisce così, 116-24. Strapotere della lista separatista. È stata una bella partita. Mossa bene da entrambi, oserei dire, però hanno pagato un po' di più le navi separatiste. Sì. Anche per una differenza notevole di scafi e scudi, nel senso. Quello sì, Bordoni è stato molto bravo, Danilo, ha mosso bene, ha fatto delle belle posizionamenti, è stato molto, molto attento nel muoversi. No, partita molto bella, molto tecnica e però appunto veniva da considerare anche una certa differenza tra scafi e scudi totali. Sì. Un secondo che... Però Danilo ci fa notare che Anakin era smezzato e non l'abbiamo segnato. Fuck. Ma ci stiamo già preparando per la terza partita di oggi. Tarlini contro Radames. Scam contro Ribelli. Yeah. E Giacomo ci propone un Imon Nazamin, uno dei miei piloti preferiti, con Fearless, Zam Wessel, te pareva, Thermal Detonators, Delayed Fuse e Andrasta. E ad accompagnare Imon, 2 Skull Squadron Pilot con Fearless Shield Upgrade. Tanto metto i colori, se no fai mm-hmm.
invece nella parte destra del vostro teleschermo o del vostro monitor, molto più probabilmente telemonitor, abbiamo Radames con due ali U, una delle quali porta un pilota copilota percettivo, scusate, non ce la posso fare, e la configurazione delle ali, e l'altro invece porta Lando Calrissian e la configurazione. Ad accompagnare le due ali U invece 4 Z95, giusto? Sì. E tutti con cluster missili, in missili cluster. Ok, ancora tutto. Wow. Tavolo senza mod, ma così è oggi. Puan, puan, puan. Se lo sono dimenticato. Fail. Sì. Poveri noi. Ma c'è un rallentamento. Ok, ci siamo ripresi. Porto leggermente avanti per i posizionamenti quando fa un partita e via. Si parte. Quindi abbiamo Radames che schiera tutto alla sua destra, Giacomo che schiera tutto alla sua destra, e ci vedremo tra un po' di turni. Sì. Quindi abbiamo una lista sciamosissima di Z con cluster missile. E due sì, una lista sham un po' beef, perché comunque le due ali U sono sempre due simpatici camioncini. Un parolone, però sì. E... mezzo. Ivon con due skull, che non fa male, tutto skull con fearless, shield, che non fa male. E ovviamente questo Zem, che ormai lo si vede ovunque. Sì, la coppiata Zem e Thermal Detonators sono il must del 2021, il must have... Se è una nave che può portare, che può equipaggiare bombe, avere e avere i thermal, esatto, perché no? Per quanto Zem Crew sia ovviamente un po' più lenta e parte con calma rispetto alla Zem pilota, e, ma sì, è onnipresente. Parte con una 0 l'ala U di Radames. Sì, vedo bene. Sì, rimane ferma. Non ce la voglio. Ferma. Come l'altra, come la so compare. Dicono, noi iniziamo tra un po' a giocare. Voi andate. Mentre sui Z95 invece sono delle palle da schioppo. Vanno veloci, vanno forti. Grande Z che costa poco. Beh sì, perché con 26 punti hai una nave e comunque con le sue statistiche per il costo che ha è anche buona. Funzionale, sì. E su cui ha messo i cluster. Costa poco e fa cose, quindi una cosa che non è... Mm-hmm. Non è male, si può dire. Ecco, non ho ben capito perché questi ritmi completamente differenti tra le ali U e gli Z, non lo so. Penso voglio lasciare dietro, I think, I don't know. Non lo so. Beh, vedremo come si svilupperà la partita. Sweep. Come si svilupperà. Sono questi cluster che a me non fanno impazzire, messi così, non ne trovo un senso. Già il cluster in sé non ti convince. No, perché comunque ritiri un dado contro un'altra nave, ok, deve essere a uno, ma un dado dato dalla fortuna, perché non hai il target su quella nave lì. Puoi avere l'occhio se hai avuto culo che non hai usato quella prima nave. Ma non e hai due azioni caricate, cioè vuol dire il target lock per la prima nave e l'occhio. Non lo so, non lo vedo così funzionale come soprattutto in questa lista. Certo.
Sì, abbiamo visto un po' di scelte, magari anche un po' controverse in queste tre partite, perché abbiamo iniziato con Piero e la sua scelta di avere il pilotaggio 3 rispetto al pilotaggio 1, scelta per equipaggiare Fanatico. Abbiamo visto Federico usare dei droidi che non mi sembra siano mai... Ha usato solo quello, cioè, identico su Anakin, gli altri non li ha utilizzati. E ora vediamo questa scelta di giocare i missili sugli Z95, su questa carne da macello. Io avrei preferito più che altro cluster. Quanto costa? Adesso non mi sovviene il costo del cluster. Ci guardo un attimo. Sì, volevo dire cluster, non so cosa ho detto. Sì, allora, è misto missile. Quindi va bene. Ok. Cluster, missile, cluster. Mi costa... Non mi dà il punteggio. Zanza. Un po' zoccola. Yasb. I want you, Yasb. I choose you. Evocalo, evoca Yasb. Evoco Yasb dagli occhi azzurri. Cluster 4. Io avrei messo degli Ionos, sinceramente. Degli Ionici, costo 2. Mi costavano meno. Comunque, qualcosa fanno. Ionizzare non fa mai male nella vita. Tanto alla fine, quando tiri 3 dadi, entra uno. Quindi, di solito, a meno che non sia una sfigata, se è sfigato, si ionizza, va dritto. Segnatevi questa profezia di Mattia: quando tiri 3 entra 1. Se ti va bene, se ti va male non entra neanche quello, Dipende il tuo rapporto con i dadi. E il sì. mio personalmente è da sempre conflittuale. Ma anche il mio, io anche se rirollo, se modifico, preferisco a volte mettere carte che danno danno fisso, come può essere i Discord, che sono i miei migliori amici, o come possono essere altri modi. O posso togliere tipo i dadi all'avversario, se no non... O li faccio tirare i dadi in faccia con le bombe, cioè, se no non rendo. Sono troppo attento. Raccontiamo a chi ci segue che mediamente quando mi fai provare un gioco è: ti ho fatto questa lista perché ritira i dadi. Sì, è vero. Grazie. Hai ragione. Ma anche io stesso lo faccio con me stesso, cioè, nel senso, giocando a Marvel ci sono 3 carte di far rirollare i dadi, limiti 3 fisse. E il mio avversario la scorsa volta mi fa: ma le giochi davvero? Mi ha fatto la partita e mi fa: ah, le hai giocate tutte e non hai ritirato male. Faccio: eh sì. Così è. Sì. Welcome. È assolutamente in media, non vi preoccupate. Tra l'altro mi piace come Giacomo nel frattempo ha impostato questo trenino in cui a primo ne seguono i due piloti. Sì, questo ciuff ciuff un po' sghimbescio. Sghimbesce, sì. Anche perché con la manovra di prima il Fangross era proprio di fronte all'asteroide. Sembrava imminente l'impatto. Ma no. Imminente, si vede che hai studiato. Sì, il calendario delle parole che mi hai regalato funziona. Sì, è un sacco bello. A parte che scherzi, Massima sono 9. anni che c'è il calendario delle parole e non lo trovo. Ce lo vorrei. È un'invenzione americana, credo, perché in Italia non ho trovato manco mezzo. Sì, temo di sì. Non l'ho mai visto. L'ho cercato, aggiungo. Sai chi potrebbe fare un calendario delle parole? Maiocchi, perché mi sa di uno che ne sa tante. Bravo Maio, faccio un calendario delle parole e lo compriamo. Esatto. Oppure Però non devi superare il costo di un seme di pinolo, sappilo. Quindi minimamente 15 euro. Intanto abbiamo questo Imon che va avanti e indietro. Si è un attimo perso tra gli Ondu e via dicendo. Yundo. Tanto Maiocchi ci propone invece un calendario dei santi in versione bestemmia. Quello lo faremo fare a Iena, che ha le conoscenze per fare ciò. Tanto Mirko, stai crescendo, non ti si sente. Sei verde nella chat con me, ma non ti sento. Quindi ti conviene uscire e rientrare. Ma non mi sente, perfetto.
Tanto si studiano gli avversari l'uno con l'altro. Ok, scusa, mi ero perso. Tranquillo. Si studiano gli avversari l'uno con l'altro. Radames sta sopra e si fa al suo fianco sopra. Invece Tarlini, Giacomo, sta sulla parte bassa. Cercano di capire cosa fare di loro stessi. Si danno appuntamento a centro tavola tra qualche turno, penso. Spero. Credo. Ma Yoki dice, i cluster possono avere comunque un senso per lo Z95 in quanto gli fanno sparare 4 di attacco anziché solo 2. Peccato però non funzionano a gittata 3. Sì, però tu tiri tanti dadi in due diversi tiri. È probabile che ti faccia un danno e un danno. E quindi non ti conviene. Mio pensiero, cioè un mio non piacere come missile. Cioè lo giocherei, che poi sono 3 dadi, se tiri 2 volte sono 6 dadi all'effettivo, a 1-2. Però comunque tiri 3 volte, 3-3, e la matematica, se no, se è corretta, fa colpito occhio blank, in ambedue i tiri. Quindi avere 2 modifiche difficili, soprattutto su uno Z. Sono 3 i dadi, Maio. Però su 2 bersagli sì, diversi, oltretutto. Non lo so, ce lo vedo più, ad esempio, su un HMP. Un HMP perché? Perché se quella nave lì che tu stai tirando comunque ha dei target, tu posso rirollare. Esempio. Sull'HMP lo vedo bene. Sì, poi c'è anche da dire che è una modifica situazionale, nel senso che se ci fosse un meta abbastanza delineato di tanti sciami, ha senso così. Più che altro sciami compatti, certo. Perché puoi giocare anche sciami, puoi giocare uno sciame non compatto. È vero anche questo. Sono vari listi di gioco. Esempio, abbiamo visto vari sciami oggi, ad esempio, di navi, 4, 5, 6 navi, però non tutti lo giocano compatto. Esempio, ho giocato più compatto Drakkan, che non so il nome del giocatore. Danilo, ha giocato più compatto Danilo che Piero, per esempio, concettualmente. Vero. Quindi è situazionale. Vediamo come va, perché di sicuro voleranno tantissimi dadi d'attacco. Ma se giocano così, io rincorro te, tu rincorri me, mi faccio io, ti fai il giro, boh. Volevo essere un pochino ottimista, cercare di dare un po' di... Sì, ragazzi, verrà tanto fuoco, sangue, morte. Esatto. Teniamo i draghi di Daenerys, Dracarys, cosa? Dracarys. Beh, intanto penso ci sarà un dado al prossimo turno per la U rossa. Ma non dovrebbe funzionare perché non è realmente un arco di fuoco. Quindi non si può vedere. Stanno leggendo assieme la condizione. Posso immaginare perché. Comunque sono in pensiero per Ale e il suo camino, quindi quando vuol farci avere aggiornamenti. Vediamo se i suoi cloni verranno prodotti quest'anno. I cloni toscani. I toscani. Della bassa Toscana. What the fuck? E sono diversi da quelli dell'alta Toscana. Vabbè, sì. Cioè, come dire, quelli di Genova e quelli di... Che cazzo ne so, San Pier d'Arena. Cioè, uno è Liguria, no? Uno è Liguria, l'altro è Sud America. Dipende dalla zona in cui vai. Ogni zona ha un paese a sé. Sti fermi, non ti chiedi i documenti, ti chiedo il passaporto. Esatto. Permesso di soggiorno, cose varie.
Tra l'altro stavo guardando che effettivamente, come hai fatto notare, tavolo senza mod e non lo riconoscevo a momenti. Sì. Talmente già abituato a tutto, alla nostra mod. Tarlini mi deve passare la tool della parte che oscura le carte. Non lo vedete bene, sotto il nome Tarlini c'è un cubone gigante rosso. Quello lì viene utilizzato per mettere le carte che tu hai e non farle vedere all'avversario. Ed è la soluzione migliore per usare Zem. Così tu scegli la condizione lì sotto, le guardi, l'avversario non le vede. Quando l'hai scelta la giri e la metti fuori. Sì. Quindi Tarlini, se ci stai ascoltando... O se ci ascolterai. Quando tu mi ascolterai, sappi che sei la mia unica speranza. No, invece, mi devi passare la mod, perché userò Zem in vari modi, e sto testando Zem in vari modi e ho bisogno di quello. Grazie, gentilissimo. Contracambierò con tantissimi orsetti di pezza digitali. È da un po' che non li menzionavamo. Come va la nostra produzione di orsetti di pezza digitali? È un casino, perché mi sono arrivati i bit per farlo. Siamo veramente bloccati. Adesso sono arrivati tutti i pixel marroni, mancano i pixel neri. Occhi, guarda, se, col discorso della Brexit che vengono dall'Inghilterra, è un disastro. Dannazione. Sì, non riesco più a produrli. Oltretutto gli schiavetti digitali, bambini, perché le mani piccole per mettere i pixel. Non si può dire in streaming. Ci ascoltano. Intanto Imon lancia una bomba, lancia un thermal con la 3 secca, abilità che trovo fantastica, sì. Però l'altra volta lo stavo giocando e mi chiedevo, ma come fa poi all'effettivo a darci il giro? Tipo la bicellata quando gioca a biliardo. Lancia come se fosse un frisbee. Quindi torna potenzialmente. Devi stare attento come lo tiri. Gli dà l'effetto. Bellissimo. Bellissimo. Anche Danilo vuole la mod, adesso vediamo un attimo di rubare questa tecnologia avanzata. Certo, questa tecnologia, questa super tecnologia di Tarlini, e la distribuiremo a tutti. Questa tecnologia che si facesse un tweet Elon Musk andrebbe alle stelle in borsa. Sì. Tutto ho smesso di fare borsa proprio quando Elon Musk dice cose. Sono veramente un genio. Ti immagini il potere di alzarti la mattina e tipo influenzare i mercati? Fighissimo, quell'uomo io lo amo. Sta invecchiando male, sta ingrassando un sacco. Io non so come vorrà andare su Marte in quelle condizioni fisiche. Però probabilmente ingrandirà Marte. Probabilmente. No, più che altro il viaggio non è comodissimo, quindi bisogna avere una preparazione discreta. E si sta un po' mollando. Intanto vediamo l'avanzata del gruppo Z95, della cordata Z95. Si portano più avanti. Parlando sempre di multimiliardari, ad esempio un multimiliardario di una certa età che io stimo tantissimo, Richard Branson, non so se lo conosci. L'ho già sentito, Richard ma Branson non lo è ricordo. Quello che ha creato la Virgin. Virgin Radio, Virgin, quella che inizialmente ha cominciato producendo pezzi, brani, con i produttori. E poi ha fatto la Virgin Active, le palestre, Virgin ha di tutto. La Virgin, quella dello spazio, c'è di tutto la Virgin. E quest'uomo ha... Sì, anche le navi da crociera. Bravissimo, ha una settantina d'anni, adesso ci guardo, non mi ricordo l'età sua. Richard Branson, che ha ben del 50, quindi ha 70 anni, 72 anni, 71 anni quest'anno. Ha un fisico pazzesco, è esagerato. Cioè, lui ha la sua isola, con isola privata in cui fa cose, si diverte, sport estremi, è esagerato. Io lo adoro. Fossi ricco come lui, mi passerei la vita a fare sport come fa lui, comprandomi isole per fare sport.
Sì, perché non, cioè, giustamente in un, su un'isola non c'è il problema di stanziamento, no, mediamente. Ma già da prima si vede che aveva già predetto tutto. Ma sai che c'è? Io mi compro un'isola quest'anno. Ma perché no? Come io decido di comprare un paio di scarpe. Sì. Tanto nella serie si studiano, mentre noi stiamo parlando di isole di multimiliardari. Come adesso non mi ricordo che cantante ha regalato a sua figlia di pochi anni o suo figlio un'isola così. Perché no? Sì. Io e mio figlio posso pensare se regalargli il DS, perché non mi posso permettere la Switch. e facendo sacrifici per quel mese, purtroppo. Il DS da 50 euro usato. Esplode la bomba e non prende nulla. Qui vediamo utilizzati anche i delayed fuse. E c'è un fuoco. Attenzione. Primo fuoco dello Skurg contro la Laurossa, quella con... un attimo che arrivo subito, con Lando. Hit crit. Devo correggere. Per lo Skurg? No, per lo Skull. Lo Skurg è un'altra cosa, per gli scam. Per lo Skull... Beh, scusa, è un... Però c'eri quasi. Un fang, è vero. Un fang. Lo Skurg Bomber. Quanto mi manca con la nave. Sì. Quindi un danno sul Urossa, quindi perde uno scudo. La quale non può rispondere. Sempre condizione del di Zem che va a perdersi. Nell'iperspazio. Prova a sparare, ma non vede nessuno. Quindi tu dicevi che quel cubo rosso non permette di vedere le carte. Sì. Quello che vedi sotto non si vede. È come quando metti la polvere sotto il tappeto. Non ho questa usanza. No. Non saprei. Tu no, ma credo che la tua compagna. Non scherzo. Ciao, già togliere la polvere di più. Sì. Ma infatti tu non hai tappeti a casa, se ben ricordo. Non ho tappeti, è una cosa che mi manca e che voglio. Ma farò questa pazza spesa quando comprerò la casa. Quando comprerò una casa, mi comprerò i tappeti. Anche perché l'unica cosa che non ho mai... Allora, io ho in 23 anni, 32 anni, sì, 23, 32 anni di vita, ho fatto 14 trasloci. 23 ti piace. In 14 traslochi non ho mai comprato un tappeto. E Mattia sta lanciando la sfida, se avete fatto più traslochi di lui in un periodo piuttosto simile, potete scriverci e raccontarci la vostra esperienza. E vi darò uno sacchetto di pezza digitale. Appena mi arrivano i pixel neri. Perché non posso... Ma a proposito, noi non avevamo un contest aperto, una sfida che abbiamo lanciato ai giocatori. No. Sì, per le fazioni. Domani manderò due delle nostre pubblicità. Due delle nostre pubblicità. Tanto Vito ci dice: io e mio figlio regalo una Vine di X-Wing, bravo. Danilo ci dice che la UTI ha tondato di troppo, sì, notai, ma purtroppo non possiamo interagire con questo. Ma retroattivamente non si può. Comprano un tappeto così un giorno JJ per vendetta potrà venire a casa tua a cagarci sopra. Lo spero. Lo spero e farò la stessa scena del drugo, giuro. Questa faida tra te e JJ prima o poi dovrà finire. Sì. Uno e due dovrà morire prima. E sarò io sicuramente. Ma dai. Tanto mettere l'erodì al 23 minuti alla fine, un fuoco, un danno. Un fuoco, un danno, perfetto. Perché hanno aggiunto un dado alla U. E nonostante il dado aggiunto ha preso comunque danni, povero. Sì. Era scritto che subisse un danno. Giusto, quel che è giusto è giusto. San Giovanni non fa inganni, sì, dicono dalle nostre parti. Però, il turno prossimo dovrebbero moltiplicarsi i fuochi. In teoria. Perché... Ora salvo
delle manovre che proprio non concepirei in nessun modo. Ci sarà un po' di attenzione. Più che altro temo un pochino per quel povero Feng giallo rimasto lì un pochino fuori, che guarda la bomba e si la bomba, che guarda lui, fatto fare. Si guarda intorno ed è stressato, quindi dice è meglio che mi distresso, nel contempo guarda mille zed davanti a sé, esatto, e secondo me lo stress aumenta in quel caso. Stress aumenta, sì. Soprattutto una bomba lasciata dal suo amico Imon, che gli ha detto, ma sai che io la lascio lì, questi Mora, sono affari tuoi. Sono cazzi tuoi. Ma Imon, eravamo amici? No. Conoscenti. Cazzo sei. Conoscenti. La U rimane ferma. Vediamo se gira o meno. Attenzione. Questi barbatrucchi da nave ribelle. Se non fosse su un asteroide potrei capirlo, invece. Ah, giusto. Maledetti separatisti. Ha senso, nello spazio come fai a rimanere fermo? Cioè, i controreattori. Esatto. Su un sasso stai fermo perché ti aggrappi. Sì, ma non tutte le navi sono a forma di insetto, non sono insettoidi. Insettoide lo dice tua sorella, va bene. Nel senso... sì, gliel'ho detto prima e mi ha rifilato una cinquina in faccia. Ecco, hai fatto bene. Momenti un po' drammatici. Familiari. Vediamo esatto. Le Z. Ok. Aspetta, hai appena detto che le Z, quindi sono femmina. Quindi stai identificando le navi come femministe. Sì. Femminazista. Per chi non l'avesse capito, ci piace un sacco per culare il politically correct. Ma ci piace un sacco per culare tutto, fondamentalmente. Sì, anche noi stessi. Sì, ecco, bravo. Esatto. Il bump sul verde, come Z, quindi c'è un incomincio di... Ah, che bello. Multibumping. Multibumping. Vediamo il marrone. Oh, grandi. Comunque stavo pensando una cosa. Vito prima ci ha scritto: io a mio figlio regalo una navina di X-Wing. Mm-hmm. Però a quel punto sarebbe più carino mettere davanti a tuo figlio tipo una nave per fazione e che scelga la fazione, un po' stile Pokémon, no? Sì, grande. Se sceglie quella sbagliata, Leggeri Sparta sta 2 anni nel bosco. E si torna, vuol dire che è degno di poter giocare con una fazione che a te non piace. Perché è più dimostramelo. Assolutamente. Tipo, se mi venisse fuori che mi piacciono i ribelli, vivrebbe tanto fuori in giardino, non avendo un giardino in mezzo alla strada. Esatto. Con buona pace della tua compagna che capirà. E se non capirà, succederà. Vito ci comunica che abbiamo 3 navi in doppia copia. Questo delirio l'ha cominciato lui quando il figlio tira dentro il padre e il padre non può uscirne da solo. Beh, però sei un buon padre, assolutamente, per quello che vale hai tutto il mio rispetto. Poi vedi, almeno è un bel hobby, non è tipo Yu-Gi-Oh! O Vanguard, le cazzate a cui giocano ora i bambini. Danilo, ma la U che è stata ferma, non si è stressata e doveva evitare le frazioni? Sì. Facciamo che mandiamo il link di questa partita a Radames, perché dobbiamo un pochino ripassare. No, ma io non abbiamo tanto pubblicità, le mandiamo domani che c'è più gente a guardarci. Beh, potremmo mandare anche un'anteprima con la live di stasera. Ah, beh, anche sì, giusto.
e mostro la, le manovre della U alla zero rossa, Radames fa un po' fatica, quindi i prossimi avversari chiedo gentilmente di starci all'occhio a queste cose. Deve tirare anche un dado in meno. No, due, siamo a tre, sì, tira tre. Evade. Nel caso, dati questi errori, possono succedere, come se so, in una partita passata, se incidono sul punteggio, comunque correggo il punteggio a livello di classifica. Su quello che è possibile da correggere. Tre dentro. Comunque meno fuochi di quanto mi aspettassi. Sono un po' deluso. Volevo la violenza a questo punto. Stanno lo stanno giocando all'antica, secondo me, in questo momento. Nel senso che vuole calcolare gli evade come anche se non è dato in più. Al di fuori dei dadi, perché no, insomma, perché le regole sono cambiate. Che quando che è stressato, guarda, messo a valere i suoi intenti. Ah, quindi solo uno prenderebbe tre danni. Io segno come andrebbe fatto. Così almeno mettiamo i punti reali nel caso. Vorrei che Radames sia qua ad ascoltarci, spero, perché... Dobbiamo tirargli un po' le orecchie. Perché ricordiamo che l'evade funziona solo sul singolo, cioè sui dadi che hai. Lui l'ha giocata alla 1.0, nel senso che ogni evade vale come un'evasione. Tra l'altro cosa buffo, perché non ricordo che lui giocasse la 1.0. Sì, non volevo dirlo. Sì, l'ho infamato io. Sono colpevole. No, ma ha fatto la zero, è rimasto fermo. Fuoco dello Z contro niente. Facciamo. Sai che c'è? Io non sparo in sto turno. Potrebbe essere come ha messo lui, ma nel contempo poi nel caso correggo a fine. Mm-hmm. E la ala U vede per proprio niente. Vede. Non c'è la... Non vede. Niente blu, si la vede. Questa cosa di non togliere i dadi dal tavolo è un pochino confusionaria. Uno dentro per la U gialla contro Imon. Imon. Usando l'occhio. E lui evade con tranquillità. E proprio dice nope. E tocca la U rossa, distanza 2. 2 su Imon sempre. Non glielo fai bene a segnalarci le cose, perché potremmo perderci. Intanto viene girata la condizione di Zem, però sul tiro precedente dell'ala U gialla. Sì. E prende il target lock. Yes, ricarica una volta perché la condizione funziona in ambedue i casi. Quando viene girata, ogni volta ti attaccano, ricarichi un'energia. Non è sulla prima attivazione. Quando è girata la faccia,
Ogni volta ti sparano, se hai quella parte lì, ricarichi. E se hai quattro cariche sulla nave, su nave Zem, quattro cariche attive, e hai quella che ogni volta ti sparano, tu rispondi, puoi rispondere due volte. Ma non c'era il discorso che si poteva fare un attacco, vero, extra? Un attacco extra all'autunno, giusto? C'è ragione tu. Ok. No, perché ora già un pochino forte, ma... c'è una cazzata di rovina. Microfoni che cascano, devo provarli. Cascano i microfoni. Undici minuti alla fine, due turni di una partita, stanno muovendo indicativamente. Uno e mezzo, no, due tre turni forse. Vediamo quel Fang giallo se vuole rientrare in qualche modo o vuole fiancheggiare e prendere da dietro. Oh, oh, che vizioso. Piace shield upgrade sui Fang. Ti dà più sicurezza a giocarli, forse. Poi non so quanto può essere utile, ma a livello psicologico secondo me ti dà più tranquillità. Beh, comunque la nave che cioè, ti vuole arrivare in faccia a dirti tutte le sue bestemmie e andarsene. Sì. Avere uno scudo in più può essere utile. Mi piace. Al costo di 58 totali. Fearless. Pessimo. È un po' caruccia, in effetti. Vediamo che Giacomo, direi che è pronto. E Radamask un pochino indietro sulle manovre. Sulle scelte delle manovre. Quindi il Fang giallo può andare dritto e poi tornare indietro nei prossimi turni, mettersi a rincorrere, se ce la fa nel tempo, gli Z da dietro. Imon può fare una, può buttarsi sull'alto, girare a destra e lungo, quando a portarsi su per sparare da dietro volendo. Più che altro, come ci faceva notare prima Danilo in chat, il fatto che non si sia stressato con quella U rossa gli dà potenzialmente la possibilità di stare fermo anche ora. Sì. Che è un po' antipatico per Imon, perché una 3 bank ce la vedrei bene. 3 bank, oddio, forse no. No, 3 bank. Non lo so. Tanto muove prima lui, in teoria. Se fosse stressato, lo fa. Poi lasci la bomba. Zac. Prima il Fang rosso, che lo resti in fuoco per tutti. Sembra la biondina sul divano. La nostra amata biondina sul divano. Yeah. Come quando avremo una sede fisica, voglio un divano di pelle nera. C'è una cosa che ho notato solo ora, perché io ovviamente sono tipo Internet Explorer. Imon ha Andrasta, che gli dà diritto ad avere un secondo bomba barra device, che non ha, giusto? Sì. Però ti dà la possibilità di ricaricare Andrasta.
Bravo. Quindi notavo che questa scelta ti dà il recharge. Ti capisco di recharge. Tanto vediamo che, sì, come abbiamo predetto, la U rossa sta ferma, questa volta si stressa per davvero. Lo Z95 rosa è passato sopra il detrito, stressandosi. Sì, ed è improvvisamente una festa di benvenuto per Imon. Sì. Col giallo una bella 1 secca se l'ha fatta sull'alto, se è stato molto fino. Target lock per lo Z95 blu. Su? Tu? Su Imon, no. Sul Fang rosso. No. Sul Fang rosso. Che col Fang rosso, vedendo il tempo, avrei fatto una 1 secca a destra. Vediamo se è stato così lungimirante, Giacomo. Tanto Maiocchi ci comunica che per lui questa partita finora è entusiasmante come la colonoscopia. Perché ogni tanto è quel brivido, ma non è quel brivido positivo che vorresti avere. Perché secondo me quello della colonoscopia è proprio una brutta, 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 brutta esperienza. Ma brutta, brutta. E c'è l'altro ingresso. Quindi... Almeno lì ti mettono la vasellina. E ti soffio dietro un palloncino. Intanto vediamo come di nuovo silenziosamente il Fang giallo si stia avvicinando. Oh, Imon! Abbiamo predetto la trabank. E vedremo un boost. Cosa? No. Tanto scrivo gli accorgimenti a Radames. Facciamo un servizio educativo. Sì. C'è un po' di dubbio su cosa fare come azione per il mondo. Un bustino, forse. Anch'io propenderei per il boost. Quanto si sarebbe divertito Bob in quella situazione. Mamma mia. Eh sì, è un boost dritto per Imon. E parlando di brividi, credo che il Fang rosso si stia un pochino cacando sotto. Ha proprio visto la sonda avvicinarsi alla sua gola. Sì, scusa, mamma, avevo il microfono più lontano perché stavo scrivendo. Sì, però adesso ha messo bene perché spara da dietro, lancia due bombe. Sì, Imon, sì. È comunque una delle situazioni più cercate, ovviamente, da un fire spray, soprattutto se uno come Imon. Ecco, mi sarei buttato così a pesce, sinceramente. Anche perché è brutta, mi dirai, tante navi hanno bumpato? No. Davi non hanno azione sopra di sé, quindi va bene. Però non hanno azioni perché molte hanno il target lock proprio su quel fang. È vero, giusto. Va bene, sparerà Imon su la U, quella già smezzata, cioè quella già colpita, direi. La U rossa, direi raggio R1.
sono 4 dadi contro 1. Si prepara e ne propone 2. Difende e prende danni. Difende 0. Prende 2 danni. Quindi sarebbe no, avrebbe ancora una vita. Ora 1. Però questo la smezza e regala i primi 23 punti a Giacomo. Fang sempre sulla stessa nave. Sempre sulla stessa nave, sempre a raggio 1. Ricordiamo che a Fearless. Ricordiamo per dopo a il pilota di Concord. Salutiamo Danilo che se ne va. Ciao Danilo e grazie per i tuoi appunti e per i tuoi interventi. Torna a trovarci presto. Sì, in teoria il rosso sarebbe morto. Vediamo un critico, che però laggiù non riusciamo a leggere. Ma non riesci a passarci sopra per vederlo? Scusami? Non riesci a fare la stessa cosa che fai con le navi e le migliorie sui critici? No. Fuck. Perché quelli sono in lista, e io posso vederle. I critici vengono così, non posso. Oh, capito. Stupida tecnologia. E parte lo show degli Z95 su quel povero Fang. Vediamo. Povero Fang. Tre dadi. Due hit. È stato bello conoscerlo. Doppio evade. Anche se gli sto facendo la bara un po' troppo presto, tipo. Un sacco forte. Quindi primo assalto sventato. Vediamo il secondo attacco. Toccherà lo Z verde. Z verde che spara fortissimo, ci prova sul Fang. Ricordiamo che basta smezzare il Fang e portiamo in vantaggio. Ne propone 2. Fang prende un danno e toglie quello scudo di cui abbiamo discusso prima. Ma siamo solo all'inizio siamo alla fine della partita, ma all'inizio dei fuochi. Esatto. Cioè vuol dire che la partita si risolverà con un solo turno di fuoco? Sì. Doppio okay. Crit. Questo è un mindfuck che non mi aspettavo. Doppio evade. Il Fang sì. Più attaccato alla vita di sempre. L'ultimo Z che spara, sì. Mm-hmm. Un colpito al target lock sopra. No, non c'è il target lock. No. Perché si è stressato sulle nubi di Driti. Tira 5 dadi il Fang. Questo è un tiro che io saprei sbagliare. Sì, anch'io. Se tiro presenti i dadi, sicuro che faccio solo blank. Sì. O solo occhi quando non ho occhio, così mi piglia anche per il culo. Esatto. Tipo 5 occhi, non hai modificatori. Beh, 2 evade su 5. Ah, Giacomo è andato bene. Gli alla U gialla, sempre senza 2. Sparerà sempre
al Fang, mi auguro. Sì, un danno, perché tira un dado di colpito e va del Fang. Fang ci sta. Il Fang ha capito che ci sono stati gli errori di regole prima e si sta rifacendo. E c'è un tiro a distanza 1. Ricordiamo che il Fang è l'abita della nave, quindi un dado lo cambierà in evade. Mostracela tu che puoi. Due colpiti. Ah sì, scusatemi. Cosa? Aspetta, già, tada. Ok. Aveva ancora l'occhio dopo tutto questo tempo. Attenzione. Sì, perché ha fatto boost stress occhio. Occhio stress. Pardon. E c'è, si gira la condizione di Zem. Vediamo ci se quella si spara o no. Finisce così 23-0 per per Giacomo. Partita che, viste le forze in campo, mi aspettavo molto. Aspettavo più esplosioni, più casini. E ci avviamo verso l'ultima partita di questo pomeriggio di X-Wing. Di grande con X-Wing. Grande X-Wing. Paolo Malloni versus Matteo Brasanti, se non ricordo male. E Impero contro Scam, con una lista bella. Scam che non si vedeva da un po', col doppio aggressor, bella. Doppio IG. Mattia piace un sacco questa lista. So che non mi frega una sega, ma a me piace un sacco. Naviga un sacco di stile che credo che messa in piedi diventi un mecha, un robot. Se metti in piedi due aggressor, camminano. Voilà. Ok, i due G sono tutti due uguali, direi. Quindi, sì, quindi colore. Sono lì fedentoni. Però aspetta. È l'abilità pilota. Cazzarola, sì. Passaci sopra. Qua. Aspetta un secondo, adesso facciamo così. I GG. Immagina questa qua, quindi questo qua è il rosso. E questo è il giallo. Mentre dai colori io vi racconto le liste. Alla vostra sinistra Paolo Malloni, con una lista assi imperiali piuttosto classica, mi verrebbe da dire, con Darth Vader, su cui abbiamo Fire Control System e Afterburners. Poi su Tirfal con Predatore e Eco con Predatore e Quinto Fratello. Malloni dice lista Scam bellissima. Esattamente. I due IG, ricordiamo le abilità pilota, ne parleremo dopo. Entrambi hanno elusivo, sensori avanzati, autoblaster, cannone a ioni, bombe protoniche, false transponder codes, shield upgrade e ovviamente il titolo IG-2000. IGB ti dà la possibilità IGB. Che quando spari e non colpisci puoi risparare col cannone. Mm-hmm. IGD quando fai una Sagnor fai una, come si chiama l'altra? Quando torni indietro al posto della morbida puoi usare la secca. La secca o la dritta. O la dritta, che è molto interessante. Sì. Guarda, non ti sembra tipo un robottino? Sì, ma... Bellissimo. Quoto a pieno il tuo pensiero. Ce li vedo molto gli G, tipo 3 G che fanno Megazord assieme. Voglio giocare epico per giocare la 5 IG. Sono 4. Per veramente evocare i Megazord alla fine. Ma ce ne sono solo 4 IG, se non ricordo male. A, B, C, D. Che mondo triste. Mindfuck, esatto. Vabbè, posso usare una nave più piccola che faccia la testa. Che si sa, la testa è sempre più piccina. Puoi usare il... come si chiama? Il Mist Hunter. Bravo, mi piace questa idea. Quando giochiamo epico? Mai. Non voglio vedere il cazzo sul campo.
Che sei razzista con i Megazord? Non è che sono razzista, cioè mi giochi Megazord, io voglio giocare, cosa ne so, Godzilla almeno. No, tu devi giocare un insettone gigante, devi giocare Mothra. Mothra? Sono solo balle Mothra. Dai, su. Ho capito, ma giochi Genosiani, Genosiani no, sono insetti. Cosa c'entra? Non so mica fare balle. Per ora. Diventeranno delle bellissime farfalle. Eh no, perché vengono poverini puliti. Vengono derattizzati. Sì, oltretutto chi ha visto Rebels sa che Genosiani non rimangono quasi, non rimane quasi nessun Genosiano nell'universo, rimane per l'esattezza un cucciolo più nuovo di Regina Genosiana. Quindi ti immagini se Mando al posto dell'uomo rana avesse portato le uova di Genosiano? Che ficcata. Tipo, non so, per dire, al posto di Grogu avesse avuto la baby regina genosiana, come sarebbe cambiata la storia? Sarebbe finita con l'Autanna al primo episodio. No, poverina! Lo zampirone. Intanto Furky ci fa, scusi, c'è Gigi? E la cloneria? Beh, cioè, solo per gente di età come noi. Sì, Vito, hai ragione. Lì G hanno 4 piloti, purtroppo. Purtroppo. Dall'ala di... Io ho dei sogni, ma la FFG è chi per loro. Tanto il Ghost, cioè il Phantom, vede lì G. Ma di quanto poco? Di un paio di Wookiee. Fa un colpito e un occhio e usa la forza del fratello per fare colpito. Cambiare in critico. Ma lui si sente un sacco forte. Ne schiva tra agilmente. In questo torneo abbiamo due liste IG, una doppia IG e una triple IG. Che eroe, perché non l'ho ancora commentato, Mattia? Perché nella prima settimana ho avuto problemi io tecnici col computer, che mi ha registrato tutto in nero. O meglio, si vedeva la partita, ma era molto, 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 molto scura, come se ci fosse buio. Non ho capito cosa sia successo. Non ho neanche trovato nessun tutorial che mi spiegasse ciò sull'internet. E la prossima la mostriamo domani. Secondo turno. Terzo turno, perdon. Si parte, si va avanti. Tanto Fabrizio ci chiede, ma perché si sono tutti inguaiati con gli Z95 sono ovunque in questo torneo? Non lo so. Perché la domanda che ti pone con un gioco di un Z c'è una domanda che ti poni. È meglio una modifica o una nave in più? E tanti si rispondono una nave in più e mettono lo Z. E questo è veramente un pensiero separatista. Non volevo dirlo. In teoria è un pensiero che mi diede Daniele Ravizza con l'Impero. Quindi lui era avanti per i suoi tempi. Mi è piaciuto il Phantom che si è spostato, ha sparato e poi ha fatto via. Sì, sto bello, ma basta. Io l'ho fatto, ragazzi, ho sparato, poi vedetevela voi. E ma non hai fatto niente, io ho sparato. Va come si muovono minacciosi. Io il bottone l'ho pigiato. Vedi che comunque è ingiusto che gli Scam abbiano delle navi così belle, però così sottovalutate in generale colonnello. E se non cogliete la citazione siete brutte persone. Sì. Furchi è ancora indietro, sta guardando ancora la vecchia partita, immagino, perché dai Furchi stiamo guardando l'IG adesso, ormai Imon è la storia passata. Imon vale Thermal, ma è finito. Dai, Furchi, raggiungici in commento. Dai. Niente target per Veda. Tipo, non so, hai in mente quelle frasi fuori campo di un film di Natale, niente Natale, per la signorina Lizzy. Niente target per Veda. No target. Ce lo vedo Vader triste in un angolo.
che non prende il target. Che non può prendere il target. No. Ma io... E lo vedo lì triste, rammaricato. Invece Kylo che spacca tutto. Perché non prende il target. Perché no? Ah, ho un'idea geniale. Potere della forza, spendi uno per prendere un target alla distanza che vuoi. No, ma costa troppo poco. Una forza. Boh. Tanto Vito ci dice, IG è uno scorpione, un ragno o una macchina religiosa? È un po' tutte e tre. È ciò che vuoi. È un film. È un film. Sogni. State decidere cosa sia. È un film di serie Z in cui vengono messi animali a caso in un frullatore genetico. Vengono fuori dei robot. Inoltre la nave, l'aggressor, è usata nell'universo di Star Wars al posto del test di Rorschach. Cosa vedi in questa nave? E a seconda del risultato è una personalità. Tanto Meocchi ci chiede che fine ha fatto Pucci. Pucci niente, è andato a camino e sta controllando i suoi clone. Sì. Esatto. Il problema è che abbiamo sentito il cane di Pucci abbaiare, il cane di Pucci non abbaiare più e questa cosa sul camino. Io inizio a farmi delle domande. Buono questo cane. Ma Pucci, dove è finito il tuo cane? Mi è venuta in mente una scena di una serie TV che sto guardando in questo momento, per chi non l'avesse mai visto, off topic, ed è veramente trash, ma un trash bello. Cos'è? Perché sa di essere trash. Cos'è? E cita un sacco di serie di fantascienza su viaggio nel tempo. Future, sì, ma dimmi cos'è. Future Man, su Prime. Ha delle chicche importanti. A certe scene no, ma molte chicche importanti. Phantom che si porta avanti con The Clock. I G che inesorabilmente vanno contro le navi dell'avversario. Contro Vader. Oh, oddio, questa non la vedo bene. Bravo, Maiocchi, quella con Pita, giusto. Con l'attore che ha fatto Pita in La ragazza dell'uccello di fuoco. Ai, nube di detriti. Asteroide, nube di detriti. Allora, però se Matteo con la manovra di Ligi Rosso ha indovinato quello che fa Vader, tanta roba. Sì. Ho paura che se lo trovi un po' sul fianco. Momento verità. Beh, però dovrebbe essere impossibile il barrel, o meglio, possibile, ma non... No, ma perché barrel rollo? Va bene. Matti? Arrivo subito, scusatemi. Oh sì, ok. No, che ho sempre il terrore che Discord mi abbandoni. Ok. Vediamo un sacco le manine muoversi. E Suntier che avanza. Ce l'hanno con l'IG giallo. Sì. Proprio non gli piace il giallo. Bullseye per Fell, quindi prende bene l'occhio. E ci sarà quindi Predatore. Yes. Potrebbe essere che salti la connessione qualche secondo ogni tanto, scusatemi, ma si sta abbassando la connessione. No. Smettila coi porno. Povno. Un colpito e un critico. Due colpiti e un critico usando l'occhio. Due colpiti e un critico. Per evasivo, ma niente. Ma niente. Hit crit, ma abbiamo gli scudi. Che trona. Al giallo saltano gli scudi.
2 per l'esattezza. Usa un calculate, perché ricordiamo che gli IG hanno il calculate. Loro calcolano forte, sempre. Calcolo. Vede, spara sull'IG rosso, che è lì proprio lì. Ce l'ha lì. Ce l'ha lì. Però non aveva preso il taglio. No, due hit un occhio, per questo che va lì, perché almeno tira 3 invece che 2. Mm-hmm. Contro un occhio. Ci sta, è elusivo. Sì. Ci sarà o non ci sarà? L'ha tirato, ma è di nuovo bianco. Quindi 3 danni per l'IG rosso. Attenzione. Ammorbidiamo sti scudi. Direi che li ha ammorbiditi abbastanza bene. Ma il turno di Ligi giallo. Giallo su Vedder. Giallo. Che ha tirato 2 hit un crit. Se lo... Penso... No, non li ha tirati, scusate. No, non ha ancora tirato. Un occhio e un hit. Quindi proporrà 2... No, propone così. No. Si tiene il calcolo. Quello. Decide di scegliere di tenere il calcolo. Però adesso avrà diritto ad un tiro con il cannone. Yes. Ma nulla di fatto neanche questa volta. No. Il rosso non spara. Direi che tocca... Tocca... Ecco. Sì. Tocca Ecco, perché questo è tutto il calcolo apposta per potersi difendere meglio, anche perché... Distanza 3 più asteroide, quindi sono 5 dadi. Elusivo già stato utilizzato. Mm. Credo ne avrà bisogno, perché ne propone 3, ecco. Ci e ne schiva. Ne schiva 3. Penso li abbia schivati. Sì, perché quello che non, cadono, non vedevamo era un occhio. Ti stavo per dire, forse per un tiro a distanza 3 costruito... Il calcolo non l'avrei tenuto e avrei fatto male io. Forza. Calcolando che se vanno giù un disastro devi tenere in vita tutti per forza. Non è una nave di, non è una lista che puoi permetterti di perdere una nave. Per nessun motivo. No, va, sì, vero. Infatti avrei giocato molto sconsideratamente. E ora è una situazione un po' anomala. Vi avverto che stasera la partita in live sarà spostata alle 22 invece che alle 21, problemi tecnici lavorativi dei giocatori. Quindi faremo dalle 22 alle 11 e mezza, mezzanotte meno un quarto. Mm-hmm. E domani torneremo live come oggi dalle 3 alle 7. Ormai siamo l'appuntamento fisso del vostro pomeriggio. Sì, solitamente punterò a tenere sempre queste 3 giornate, giovedì, venerdì e sabato, indicativamente. Quindi non prendete impegni, dite alle vostre mogli di andare all'IKEA da sole, o ci andate domenica. Bravo. Il pranzo con la suocera solo la domenica. Arrivo subito, scusatemi, di nuovo. Sì, nessun problema, Mattia. All'effettivo vediamo... i dial di Matteo già posizionati, e con la manina sta facendo, penso, 2 calcoli su dove potrebbero finire le sue navi. Presenti anche i dial di Paolo. E vediamo le protoniche. Il Ligi rosso lascia andare la sua. E basta. Decide di non farlo con il giallo. C'è il The Clock del Phantom alla sua destra. A fronteggiare probabilmente la curva del IG rosso.
stress. Momento di discussione tra i giocatori che rallenta un pochino l'esecuzione della manovra. Abbiamo l'aggressor giallo che fa valere sensori avanzati, quindi fa un boost e poi successivamente la sua manovra. Una manovra rossa. Non riesco a vedere bene, perché mi sembrava avesse girato l'energia di elusivo. Mi servono gli occhi esperti di Mattia per capire la situazione. E c'è un bump di Vedere invece. Vedere che si becca la protonica, cosa che fa andare via uno scudo. Ma ciao Mircone. Ma salve, ma benvenuto. Ho pensato di fare un salutino. Sì, ti ho evocato prima e sono contento che tu abbia risposto. Riaccomincio. Ecco Mattia. Mi sono reso conto, avevo staccato un attimo dall'ascoltare perché avevo una chiamata e poi non ho riaggiornato la pagina, quindi fino a 3 secondi fa io stavo ancora nella partita precedente e stavo commentando la partita precedente, poi ho detto ma però mi sembra sia passato troppo poco tempo, non è che YouTube mi sta prendendo in giro, quindi ho detto ma magari aggiorniamo, vediamo. Sì, eravamo qui che leggevamo i tuoi commenti ma è rimasto indietro. Dopo la serie cult sepolti in casa, potete notare, perculati da YouTube con Furchi. Sì. Furchi. Perculati anche da YouTube. Anche da YouTube. Anche da YouTube. Ah, mi sono perso un danno su Vedere che ho insegnato. Gli altri G hanno preso danni? E stanno tirando ora. Sì, direi che hanno preso dei danni. Ma adesso, cioè, guardo gli IG, no? Mm-hmm. E c'ho sempre un po' questa idea che mi sembra che volino al contrario. Cioè, insettoidi con le chele davanti, tipo scorpioni, invece no. Cioè, sono proiettati all'indietro. No, ce l'hanno dietro perché corrono come Naruto. Stanno andando all'area 51. Sì. Esatto. Sono delle pinzatrici fondamentalmente. No, la pinzatrice è l'YT666. Quello. Hai ragione. Queste sono delle pinze e basta. I binzi. Citazione dotta. Vabbè, e no, niente. Comunque, io volevo ringraziare Paolo che insomma mi ha permesso, mi ha aiutato a fare tutte le micro mod su TTS, quindi Paolo è un po' il deus ex machina di questo torneo, dell'arredamento di questa piccola baracca. Sì, no, Paolo è l'uomo che mi ha risolto un sacco di problemi e mi ha dato un sacco la mano. Senza l'uomo mod. Sì, è l'eroe di questo torneo. Allora, detta proprio in maniera super super figa, è l'uomo che ha arredato una galassia. Boom. Lontana, lontana. Bella questa. Bello, bello. Adesso Matteo, arrabbiato perché non facciamo abbastanza complimenti anche a lui, accanirà i suoi dadi furenti contro Paolo. Beh, ma io avendo un cuore scam me lo auguro, quindi se funziona così continuo. È una roba un po' Doctor Who, tipo io ho un cuore scam e l'altro. Sì. Io ho un cuore separatista e l'altro imperiale, diciamo. Di
sento bugiardo. L'impresto è il mio primo amore. Ma avendo tu un cuore separatista, mm-hmm, i ventricoli tra loro si parlano oppure? No, non parlano perché sono ventriloqui. Ah, ok. But why? Bomba dell'IG. Protoniche come se piovessero. Sì, tra l'altro Vader non le soffre mica le bombe. No. A lui piacciono. Sono, esatto, come la sabbia. Mi piacciono un sacco. Sì. Tra l'altro l'unico danno che ha preso finora è proprio stato dalla bomba precedente. Però Echo secondo me se la sfanga. Vader fugge. Sarà un po' a pelo. Vader fugge perché Paolo si ricorda delle brutte esperienze bombesche. E Suntir? Boost, usa il Afterburns. No, visto che Mircone è un uomo di cultura e sa bene l'inglese, mm-hmm, come pronunci Afterburns? No, non hai pronunciato mai Afterburns. Okay, va bene. Visto non lo pronuncia, libera i cani. No, perché visto che vengo sempre, esatto, denigrato con la mia pronuncia orribile. Afterburners. Afterburns. Sì, perché praticamente la E che c'è in mezzo quasi non la pronuncia. Afterburners. Perché il mio inglese è figlio delle serie TV dei finisti. E nelle serie TV non hanno ancora inserito i post bruciatori. Quindi non posso dire. Danno sul rosso. Pilota stordito, per quanto possa un'intelligenza artificiale. Stordito. 50 punti per Valloni. Tra l'altro, dato che gli IG sono collegati, il pilota stordito dovrebbe andare anche sull'altro. Come nerfare una lista? È un modo simpatico. No, sei stordito. Non è per altro. Sei un droide stordito. Prendi qualche critico ogni tanto. Ma quindi tac, tac, allora. Quindi stortito, stand pilot, e l'altro cos'è che ha? Damage da employee inculato, proprio quello. Che poi se ci pensate, no? Cioè i droidi G storditi ci avranno quella camera di combustione Rolls Royce che gli hanno messo al posto della testa. ed è veramente così, cioè quando hanno fatto quel droide per l'impero colpisce ancora hanno preso veramente una camera, sì, di combustione di una Rolls Royce che starà girando su se stessa facendo scintille. Se danneggi una Rolls Royce tante cose belle non sono, eh. Poi sono curioso, spero li inseriscano l'IG perché nel canon non ci sono. Cioè non c'è nessuna storia sull'IG. E sarebbe carino vedere come li collegano e come fanno sì che essi si colleghino alle navi. Se le fanno stile separatiste, Voltur, tanto per dirne una, o un po' più complesso, tipo il Millennium. Sono curioso. Spero escano in qualche albo, libro, bestemmia. Bestemmia. Serie per bambini. Che bestemmia. Libro di fiabe. Fiabe di libro. Libri game. Libri gay. Tra l'altro bellissimo perché, bene ragazzi, dobbiamo fare una gang di mercenari. Come li disegniamo? Beh, uno è tipo Godzilla con un vestito giallo. L'altro un insetto con un vestito, l'altro
Abbiamo questa latta di vernice vuota. No, quello l'hanno fatto con le luci, le luci che ci sono dentro la, come si chiama? Cantina. Dentro la cantina, il sì. locale, ci sono le luci sopra il spina della birra. Con quei pezzi lì hanno fatto gli G. Con i pezzi dentro la cantina hanno fatto gli G. Il riciclo fatto bene. Sì, sì. Anche perché per quanto i primi film cioè, dovevano... L'ultimo che hanno avuto un bel po' di fondi, ma i primi due, il primo, fondi abbastanza risicati all'effettivo, per quanto secondo me il terzo hanno potuto spendere molto di più. Guarda, io ho avuto forse una delle cose più belle Phantom che... Bombona, che becca eco, vi striscio, ma il danno vale lo stesso. E no, una delle cose più belle che mi è capitata legata al mondo di Star Wars è stato intervistare Lorny Peterson alla conference qua a Torino. E lui era uno dei responsabili della costruzione dei modelli per le scenografie, ma in realtà un po' tutto. Cioè, lui ci ha raccontato che era uscito dall'università, credo di Pasadena, di architettura, e ha trovato questo lavoro che sembrava carino, dice, un lavoretto, ti devi aiutare per fare un film di fantascienza, fare i modelli. Lavoretto. Sembrava carino. Era strano. La prima settimana hanno lavorato sul modello della Morte Nera, credo proprio il canale, ah. E la seconda costruiva il Millennium Falcon. Minchia. Che figata. La storia. Sì, sì. E niente, era bellissimo scoprire proprio cioè, gli aneddoti un po' così, di dire sì abbiamo preso questo, ci abbiamo fatto quest'altro. Dice che per lui, per loro è stata un'evoluzione quando hanno iniziato a lavorare, gli hanno portato in studio il Super Attack, che era una cosa che si spiegava subito. Questa cosa è stata una rivoluzione per il mondo degli effetti speciali, cioè poi fate immaginare che bagaglio di esperienza. Che... Più che altro che test nel soprattutto fisico. Cioè, ora con il digitale ti puoi inventare quello che vuoi. Tu lo pensi e lo disegni e lo riproduci. Un tempo tu devi pensarlo e pensare come riprodurlo nella realtà. Assolutamente. Mizzaga. No, ma c'è per costruirle c'è proprio davvero... la mano di designer che lavoravano nell'automotive, non sì, so, sì, cioè sì. Si capisce nell'architettura. Quello che mi ha colpito tanto, io ho il DVD con le Galattico con tutta la storia, ci sono più ore di come è stato prodotto il film che di film effettivi, e a me mi ha colpito moltissimo, ad esempio, la scena in cui Palpatine arriva con Lambda, che vedi tutto il plotone di Stormtrooper e vi dicendo quelli è disegnato. Cioè, sto pitturato sì. Su un muro. Sì. E dici, cazzo. Poi lo riguardi e dici, porca miseria. Sì, ma porca miseria. Oppure anche i blaster. I blaster vengono disegnati sulla pellicola. Veniva fatto un taglietto sì. E poi colorato. Cioè, sì, sì. Che, a pensarci adesso, cioè, calcolando che un frame sono... Un frame delle cose sono tipo... Cioè, un secondo sono tipo una cosa come 15-16 frame. No, di più, 24. 20, 24, è vero, bravissimo. 24, tu immaginati tu quanto cazzo di lavoro andava fatto in tutto. Allora, nel frattempo, Suntir la beccherà la bomba o no? Eh sì, Suntir se la prende tutta la bomba. Eh sì. È sua, c'è scritto Suntir sopra. Sunkir. Era bruttissima. Eh sì, un pochino. Vader costeggia gli spalti, tira fuori la mano e batte il 5 a tutti gli scogli degli spettatori. Tipo partita di Hobbit. Doppio danno su Fell. Suntir ce l'ha nel DNA il doppio danno. Sì, 28 punti per Matteo. Matteo. Mentre noi cazzeggiavamo, Maloni ci dice le proximity di Fabrizio Docet. Fallì in questa partita mi ha tirato sempre tre dentro, ma il dio di X-Wing mi ha punito, in questo caso. Per un barrel non ho riuscito.
Sì, tira discretamente bene, Fell. Sì, devo dire che tra le grandi gioie che Paolo generosamente mi ha regalato, oltre al fatto di avermi dato un know-how bellissimo nel stare a moddare TTS e così via, mi ha anche permesso di devastargli il suo fell, scusa, il suo bombe di Boba. Io ogni tanto comunque ci ripenso e c'è un profondo senso di colpa al pensiero, ma anche un lurido senso di piacere, cioè ho delle emozioni contrastanti. Fell muore. Iva di me ridacchia, la parte buona di me dice sei veramente uno stronzo, una brutta persona. 56 punti per Brasanti e 50 per Malloy. Fell ci saluta, bye bye Fell. Fell saluta però tirando il suo colpo sì. preciso prima di schiattare. Salutava sempre. Salutava sempre e poi sparava. Danneggiava sempre. E uno dice, ma no, Fell, se tu avessi sparato due volte, tipo solo e senza salutare. Evade, il Phantom prende un danno. No, riesce a evaderlo, perdono. E corrisponde. 3 contro 4. Due colpiti per Echo. Due evade per IG. B. Easy. Easy peasy. 12 minuti alla fine. Intanto abbiamo l'IG B che questo turno farà la 1 dritta perché ha preso ioni ogni fase di fuoco. Mm-hmm. Prevede il critico. Mm-hmm. Vedere a bordo campo che va per fiori. Comunque ormai mi fanno pensare a Renzo Arbore, no? Cioè vengo e rimango qui solo dopo l'IG. Ma come ti è uscita questa? Come? IG pur chi cantautore. mani perse per i Gemboy. Esatto. Intanto gli G hanno il D ha ancora elusivo. Il B è perso, ha finito tutte le proton. I fast transponder non sono stati usati, forse perché dimenticati. No, è stato usato quello del rosso del B. Chiedo perdono, me lo sono perso all'inizio. L'elusivo del B si è ricaricato perché ha fatto una rossa, adesso l'elusivo del D è carico, ok. Quindi ambedue hanno l'elusivo per poter rirollare la difesa. 10 minuti alla fine. Mm-hmm. Tutti e due usati. L'elusivo diventi allusivo? Cioè fai quelle piccole insinuazioni... per mettere in soggezione l'avversario, però senza essere troppo evidenti, no? Sì, lo fai una volta, poi quando ti stressi lo rifai di nuovo, è per scaricare lo stress. Ma anche mentre giochi sei così, Fabri? No, cazzo, mentre gioco sono molto più tranquillo. Se non però, ti devo seguire anche un po' grazie al cazzo, direi, no? Lo so di non essere bravo, quindi cioè, l'abbiamo sempre detto, chi è bravo gioca, chi non è bravo commenta o insegna, chi sa fare esatto. fa, chi non sa fare insegna o commenta. In questo caso io commento e nella vita insegno, quindi so fare un cazzo. È la peggior combinazione. questa catena, cioè che continua a girare su se stessa, perché io commento in modo acido, allora poi quando gioco vengono a farmi il culo, quindi la mia autostima si abbassa nel campo da gioco, quindi poi commento ancora più acido, quindi mi fanno ancora più il culo e non se ne esce. Il GD perde uno scudo, rimane a uno scudo.
se pensavate che questo di Fabrizio fosse un commento acido, ci vediamo tra 3 settimane. Ah, ti ha appena guffato che le perdi tutte. Io non dico, se le guffate da solo. Devi guffare la Croce Rossa. Rispara e nulla. Ciao! Ma che è un evade quello? Ti pittati. Il GB spara su Vader, difende 4 Vader. Vai IGB. 2 dai GB, Vader difende con tranquillità, rirolla per il cannone, un colpito un occhio. Vader difende con tranquillità. 8 minuti alla fine. 1-2 turni di gioco. Vediamo come gestiranno la situazione i nostri giocatori, anche perché Paolo è in svantaggio di 6 punti, deve farne 7 per andare oltre l'avversario. Basterebbe semplicemente fare 2 danni agli GB mancanti per portare a casa altri 49 punti. Costano cari questi IG. 99 IG. Punti l'uno. Tra l'altro, secondo me, tra questi due IG, con uno che ha bumpato contro l'altro, siccome c'è stato il loro wifi che un attimo si è spento, non c'è stato il coordinamento tra... C'è stato un momento di amore tra i due. Oppure quello, sì. Dice, ci scambiamo i dati, no, il wifi non funziona, allora piazza sta USB. E butta, me l'ha detto, sta USB. Cavo di rete in mezzo allo spazio. No, peggio, con la porta a infrarossi, quindi se ti sposti di 1 millimetro salta tutto. Intanto ci stiamo portando avanti per il futuro, quando potremo andare in live. Il nostro Angelo Mai ci sta producendo i token giganti. Ci ha appena fatto 10 stress, 12 focus e 6 evade, in modo da poterli vedere in... I tokoni. I tokoni. I tokenoni. Ringraziamo Angelo. Spacciatore professionista di token. Lo chiameremo il Conte Token. Il Conte Token. Il Conte Tusken. Ah no. Ah, ops. Ok. E quindi l'IG ricaricano l'elusivo, quelli che non l'avevano. Cioè il rosso ricarica... No, aspetta, scusate, chiedo Venia. Il giallo... Sì, tutti e due hanno l'elusivo. Vader si piazza lì in mezzo, li guarda entrambi e gli dice «Oh, ma che me state, a Coglio Gran?» Gran. Sei... È impossibile fermarti. Io ho detto, io lo voglio a Genova, cioè io sono disposto a trovare un lavoro, una famiglia, una casa, qualunque cosa. Addirittura un lavoro, una famiglia, una casa. Quello che vuoi. Tu dimmi cosa vuoi e mi organizzo. Quindi guarda, devi cercare. Neanche l'attuale presidente del Monza Calcio farebbe delle problemi. sti cazzi, 2 critici e 1 colpito. Da parte di Vader, anzi 3 critici perché modifica. Da parte di Vader contro IG giallo, che è IGD, il quale ancora uno scudo e 5 vite, ma lui si sente veramente forte e fa 3 vedi di mano, perché ci crede. Oh yes. Partono l'IG, parte l'IG rosso, cioè l'IGB, che spara su Vader. Quel tiro di Vader era veramente fichissimo, sì. Cioè devo dire, è anche un po' un peccato. Sì. Gli mi dirà, no, così. Ma che stai di... 3 dadi di G che fanno doppio occhio, colpito, e Vader prende un danno, a meno che non usa la forza. Usa la forza, ne ha ancora una carica. Ritira col cannone l'IG. Autoblaster, 2 dentro, 2 evade per Vader, perché anche lui è forte. Bella partita con i dadi. Sì. Eh sì, caldi tutti e due. Intanto Malone ci dice: Fabrizio viene a Genova e io dalle Marche porto una fornitura annuale di Ciauscolo.
Allora, adesso mi dici cos'è il ciauscolo, sei ignorante, non lo conosco. No, ciauscolo, ciauscolo. Non ciauscolo, mi sembra una malattia. Cos'è il ciauscolo? No, il ciauscolo è un salame marchigiano buonissimo. Aha. Cazzo, voglio questi due giocatori alla nostra corte. Ci occupiamo dell'intrattenimento, dell'allestimento, del catering, praticamente. Non giocate perché non siete capaci, però tutto il resto diamo a voi. Vedder viene smezzato 94-50. No, credo sia Eco, sai. No, scusatemi, è vero, ho errato. Ho sbagliato sapendo di non sbagliare. Che poi, Fabri, io mi ricordavo tutti occupassi di pompe. Di pompe? Di pompe. È detta così. Idrauliche, su, dai. Ioniche. Anche detta così, ma è vero. No, ma è che ho lavorato per un'azienda che... un cliente che è per un'azienda che fa queste produzioni e quindi filmo le pompe. mi fa piacere per te. Chissà quante pompe abbiamo visto che tu hai filmato. Madonna, io prima poi proporrò al mio cliente di dire: vabbè, vogliamo fare una cosa veramente disruptive. Buttiamo un video vostro super tecnico su Pornhub, vediamo non dico altro perché poi va a finire che ci faccio la fine di Gina Carano. Gina Carano, no, sai che noi qui accogliamo le idee di tutti. Sì. No, è il mio cliente che non accoglierebbe questa idea qua. Probabilmente vero, sì. Comprendo. È un po' fuori target. 2 minuti alla fine, in cui abbiamo un Vedder con uno scudo perso, un Eco con solo 2 vite, IGB con solo 2 vite e IGD che ha perso... Dicevo, Matteo, con tutti... con tutti i complimenti che abbiamo fatto per tutto il design di Paolo, si sarebbe vendicato in modo furente. Comunque Brasanti ha mosso veramente bene, ha fatto delle belle manovre e la lista è veramente solida. La sa giocare bene, comunque. Ma anche perché Brasanti, quando si parla di fare fuoco, cioè nome nomen... ho 2 droidi brasanti. Come quanto ti brasano sei... loro? Paolo si sente un po' sulla graticola. E invece no, porta via. Va dietro al droid IG. Scusami. Assume la sua... Taxi Furchi, driver. Tu che sei uno che si occupa di filmare cose, perché non fai anche tu lo spot della tua fazione? Hai ragione, volevo farlo tipo spot elettorale Corrado Guzzanti alla vecchia maniera. Bravo, dire, non spoilerarlo, fallo, ti prego. Un po' il cazzo che ci fa. No, ti giuro lo voglio, ti prego. Fammelo avere, voglio il tuo spot. Ma gli altri l'hanno filmati o hanno solo registrato l'audio? Filmati. Ah, filmati? Sì. Certo. Usa elusivo? Io lo immagino ad usare un'attrezzatura da 2000 euro e metterla sul conto del prossimo cliente. Ma questa spesa? non si preoccupi. È utile. Per me è utile. Ho vinto un orsetto di pazza digitale con questa, stia zitto. Sì, ti prego, Furchi, voglio un tuo video che sponsorizzi la tua fazione, per favore. Va bene. Farò l'esterna nello Star Viper che viaggia nello spazio col motorino. E poi muore. Cosa?
tutto l'ufficio. Tornando al game, Brasanti fa bel game, Paolo bravissimo, sempre Brasanti, il doppio danno su Fella ha svolto il game. Malloni commenta: in questo ultimo turno era la ricerca disperata dell'ultimo danno su Luigi Giallo. Eh sì. Paolo grande Matteo e Brasanti fa: ah, a quei 6 evei dalla fine, fortuna, elusivo. Sì, diciamo che direi che per aprire i buchi comunque si è impegnato, sì, però, sì. Però l'altro si è impegnato per evitarli. Quindi, questa partita, 89 per Brasanti, 50 punti per Malloni. Caspita, roba, eh? Ok, chiusura, eccola qua. Vi rinnoviamo l'appuntamento con stasera. Di stasera alle 10, vi giocheranno a 9:30, in cui qui mostreremo la partita di Scarfone contro Gragnola. E domani, dalle 3 alle 7, come oggi, mostreremo le ultime 4 partite restanti del torneo. Del turno 2, per poi rivederci la prossima settimana. Vi ricordiamo che martedì sera andremo in live con SkyTier e giovedì, venerdì e sabato andremo in live con Star Wars X-Wing. Ringrazio i commentatori che sono qua a fianco a me, ringrazio Mirko. Grazie a te Mattia, grazie a te. Ringrazio Furchi. È sempre un piacere. E alla prossima ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti.